Essere liberi non significa solo spezzare le proprie catene. Significa vivere rispettando e valorizzando la libertà degli altri. Articolo 21. Un programma di Lino Polimeni. Con articolo 21, partiamo subito, scusate, ma dalle immagini che avete visto legate al porto di Catanzaro, diamo l'idea, perché abbiamo messo un sottopancia che sicuramente la dice, puoi andare al sottopancia, Franco, grazie, dice la burocrazia affonda il porto di Catanzaro, ed è la verità, perché è una vergogna vedere quello che si sta vedendo al di là dei profughi che sono arrivati in 500. Quel barcone poi affonda e non so quanti litri di gasolio sversano a mare, inquinando la parte biologica del mare. Non so quanto, diceva alcuni pescatori, dicevano che sarà un problema capire il danno biologico che si è fatto al mare e al porto di Catanzaro. Abbiamo messo la burocrazia a fondo il porto di Catanzaro perché ritengo, al di là delle incapacità, delle responsabilità, sentirete alcuni che hanno voluto chiamare Lino Polimeni proprio per denunciare questo fatto legato al porto. Però prima del porto abbiamo un collegamento Skype perché c'è un professionista, un avvocato, l'avvocato Adolfo La Russa. Buon pomeriggio avvocato, buon pomeriggio, è in diretta con un attimo che non sento l'audio, vediamo se... adesso la sento, mi sente? Avvocato, benissimo. Ok, andiamo un attimo l'audio dell'avvocato Adolfo La Russa. Ecco,
Lei ha detto una vergogna, è indignato in virtù di un filmato che ci ha girato, che riguarda mi pare via Milano, se non erro. Sì, corretto, la via Milano di Catanzaro, che oltretutto era una delle vie più antiche insieme a via Crispi, e delle più belle, perché erano le vie alberate, dove ci sono tutte le varie villette, e purtroppo, non voglio dare accuse certamente né a questa amministrazione appena insediata, però la mancata manutenzione degli alberi ha portato al crollo di rami e quant'altro, e l'ultimo scempio è stato aver comunque tagliato degli alberi che probabilmente passeggiavano sotto gli alberi anche i miei genitori, che dovevano essere solamente, credo, potati. Cioè, vuoi dire, fammi capire, che l'incuria, adesso qui, perché sei in curia, non è che da quanto è insediato il sindaco di Catanzaro? No, è da poco, ma sicuramente è un'incuria dire, che qui stiamo parlando di anni di incuria, anni di abbandono. Sì, assolutamente, anni di abbandono, per cui infatti ho detto non posso dire nulla a questa amministrazione, che credo abbia fatto giustamente quello che doveva fare per evitare ulteriori danni, perché sono caduti 3-4 alberi sulle autovetture, ci sono già richieste di risarcimento, lo so. Però il fatto è che questo denota una assoluta carenza di amore per la propria città. Guardi, avvocato, quindi... poi lei avrà modo di vedere le immagini che abbiamo girato anche al porto. Ecco, questa è la via giusta, via Milano, gli alberi, lì c'erano gli alberi, non ci sono più. Era tutta una via alberata, non solo questa parte, ecco, esattamente, era tutta una via alberata che chiaramente... C'è anche un video, se non erro, tra poco la regia me lo manda in onda, un video dove praticamente questo è quello che va alle Ferrovie della Calabria come uffici, giusto? Esatto, giù, esatto. Alla... è il famoso Rione Milano, una volta Rione Milano. Più antico rione della città, e da lì ovviamente... Cosa pensa lei, avvocato, da professionista, ricordando un po' anche i suoi genitori che in qualche maniera hanno, come lei diceva, passeggiavano sotto questa via alberata? Assolutamente, questo è un ricordo, a me è fatto male veramente al cuore vedere quegli alberi che andavano via, anche perché rappresentavano non solo comunque una bellezza della città, ma anche comunque un riparo per le case, perché vi era comunque l'ombra, vi erano dei marciapiedi comunque gestiti in una maniera abbastanza bella precedentemente. Io adesso non so se ci sono più giardinieri, cantonieri, se c'è la cura, il famoso arredo urbano, no? Beh sì, ma ci vuole infatti la competenza giusta, credo, perché l'arredo urbano non è qualcosa che può essere affidato a chi che sia. Credo che questa città meriti comunque, al di là di via Milano, ma comunque che ci sia una ripresa dell'arredo, e soprattutto, ripeto, col verde. Il verde rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello di tutte le città. Tagliare gli alberi per me è la cosa più devastante. Poi che ci sia il pericolo dei crolli, che condivido con chi ha deciso, perché comunque ci può stare. Cioè, secondo me il comune ha pensato, prima che cadano altri alberi sulle macchine, tagliamo gli alberi. Che... Non si doveva arrivare a questo punto, bisognava manutentare e sicuramente iniziare le potature, perché sono stati potati negli anni, sono sempre durati gli alberi. Ultimamente non ho visto una potatura da circa, forse da prima della pandemia, saranno 4, 5, 6 anni forse. Che non si potava, che non si potava un albero, che non si curava, non si... Certo. È inevitabile che alla prima pioggia, primo vento forte, comunque il ramo si diciamo che i danni che ci sono stati in questi giorni, già da sabato sera dalle 22, ancora molte città, compresa Catanzaro, ma anche in Sicilia, anche in Rione, in paesi come Squillace, Stalletti, paesi dell'entroterra catanzarese, Sersale. Sì, andiamo a Sinerimane. L'assenza di manutenzione, scusa se ti interrompo, Lino, l'assenza di manutenzione, al di là della... Vale per tutto. Contingente, se ci sia stata, diciamo, una burrasca, ma l'assenza di manutenzione comporta inevitabilmente nel tempo anche una giornata di sole che il ramo possa crollare, perché si appesantisce la pianta. E questo vale per tante città della Calabria. Qui vediamo il video che ci hai mandato. Ecco, vuoi commentarlo? Non c'è un albero. Ecco. Ci sono addirittura poi rimasti i tronchi tagliati dei marciapiedi. Sicuramente l'amministrazione, credo che sostituirà, sicuramente rinverdirà anche la. Quindi c'erano quanti? Una trentina di alberi? Quanti? Erano tanti, fino a via Crist, fino alla stazione, là ci siamo fermati. Ma qui sono tagliati, infatti, vedo che sono tagliati alcuni. Sono tagliati e sono rimasti sotto le marciapiedi soltanto le dici. Adesso vediamo, eccole qua, forse ci fai vedere. Eccolo qua, questo sono gli alberi che mancano. È un superstite. Uno è rimasto, uno, poverino, poveretto, guarda questo, proprio si capisce che è triste, proprio. E poi guarda, fermo un attimo, fermo la regia, guardate qua, giusto, ad ogni aiuola
Manca l'albero. Sì. E quindi ne hanno tagliati più di 15, da quello che vedo. Bah, sicuramente. Comprendo che per motivi, diciamo, di tutelare per fermo immagine. Precauzione, però. Vedete qua, questa è l'immagine, si vede che è fresco tagliato, eh? Sì, tagliato forse 2 giorni fa, 3 giorni fa. E a me è pianto il cuore, cioè, anche mia quindi, moglie, tutti voglio quanti. Ma dire, chi, fermo, tutti torno il indietro un rione. attimo in questo, guardate, questo era bello grande, Ma questo c'è, qui. sì, ma guarda, c'è tutto il rione, Lino, che si è, di via Madonna, Milano, quello si che hanno è fatto, indignato di guarda. questa È un peccato situazione. di Dio. Certamente è una cosa, la cura del verde, la cura del bello. Io non riesco a comprendere com'è possibile che si possa arrivare a tanto. Intanto, avvocato, io la ringrazio per la segnalazione di via Milano, del rione Milano. E Grazie i catanzaresi ricorderanno sicuramente questa bella via. Oggi vedo che è deserta, come sempre, sempre più deserta questa città, dove si muove poco. Cioè, cosa sta accadendo a Catanzaro? Avvocato, lei che è catanzarese. a te. Ma sicuramente c'è un disamore da parte dei giovani. Questo è qualcosa che sta Queste sono caratterizzando il riprese nostro girate tempo. di mattina, non vedo un'anima viva. Non c'è niente, no, ma Catanzaro continuando così ad essere defraudata, spogliata di quelle che sono Le le principali competenze. iniziative, Catanzaro non ha più nulla. Se, a me basta andare su un altro corso di un'altra città e non faccio nomi, No, no, li può fare, guarda, può ma fare. basta andare su Cosenza, andare anche su Reggio, voglio dire, ci sono delle situazioni totalmente diverse, ma probabilmente dovute ad un interesse anche sociale e societario È della vero, città. c'è Cosenza e Reggio Calabria che i corsi esplodono, i negozi, le Beh, sì, attività la gente lì. commerciali. Io non riesco a capire perché Reggio Calabria, Cosenza, strapiena, attività, le migliori attività delle attività commerciali più prestigiose sono in questo corso e poi abbiamo corso come quello di Catanzaro, come quello di Vibo che stanno piangendo e sono completamente deserti e abbandonati. Io Ma dico che è sicuramente una politica sbagliata nel tempo. c'è anche un arredo urbanistico sul corso, ci sono dei negozi che sono chiusi, ma dei negozi anche forse ancora aperti, ma ci sono delle brutture, è inutile prendere, usare altri termini o eufemismi. Era un corso che per eccellenza la gente veniva da tutte le parti, vi erano i migliori negozi. Oggi non c'è più nulla, quindi la gente perché non va via? Perché il Non pensa centro. che, non pensa, dice, ma Reggio Calabria e Cosenza non accade, che i centri commerciali abbiano fatto, hanno dato il colpo di grazia? Penso anche di sì, sicuramente i centri commerciali avrei potuto fare probabilmente creare un centro commerciale cittadino, cioè fare diciamo di tutti i negozi e costruire il commerciale all'interno della città per far venire le persone. Ma se noi oggi assistiamo ad un bar che non gli viene consentito neanche di mettere a volte i tavolinetti fuori perché ci sono dei problemi che a me sfuggono, poi non so quali siano i motivi, se basta a Roma andare sui marciapiedi non si ricammina neanche se è pieno di tavoline, stufe che riscaldano, quindi la gente che viene a Catanzaro dove va? No, ma è peccato perché poi quando senti i commenti e dicono che Catanzaro si è ridotto a un piccolo paese, È vero. un paese, addirittura fanno degli esempi dove ci sono più movimento assoverato, a Squillace, in piccoli centri che a Catanzaro stesso. E c'è più attività commerciale e più movimento. Io credo che questo sindaco lo doveva fare anche l'altro e hanno tentato di riattivare questo corso. Adesso mi sembra che hanno chiuso il corso, c'è la passeggiata a un certo orario, credo, del corso principale. Però se la gente si fa il corso principale e poi non si porta e non ci sono le condizioni, Guardi, guarda le Lino, io attrattive. ti segnalo una cosa che è stata veramente, io l'ho guardata, ho detto no, non è possibile, perché poi io non posso parlare di questa amministrazione che è appena arrivata, quindi è inutile, spero anzi che Parliamo degli lavori, però io ultimi sono 10 anni, dai, fiducioso. degli ultimi 10 anni, Io dai. sono fiducioso, sì, no, io sono fiducioso, però il cittadino, il catanzarese ha perso anche quel senso forse civico, perché il corso chiuso, con tanto di sbarra e di divieto di ingresso, le auto passavano lo stesso. Io sono rimasto, dico, ma c'è o non c'è l'isola pedonale? Noi siamo abituati ad arrivare con l'autovettura, sempre lì dove dobbiamo fare Questa è una l'acquisto, cattiva la cosa, educazione ma che, col male corso chiuso educazione che l'isola abbiamo pedonale, ma solo tutti. a Catanzaro si vedono queste cose. Cioè che la gente entra lo stesso,
Ero tentato a fare le fotografie, poi ho detto, vabbè, Guarda, in altri centri dove è avvenuto questo, che sono entrati nelle aree pedonali o dove ci sono le ZTL. Ora Cosenza, Reggio, attiva le esatto. ZTL. Allora mettiamo le ZTL sul corso principale di Catanzaro, così evitate e evitano e manderanno il verbale di 100 euro a Ma io casa. infatti parto da questo Ma presupposto. La probabilmente, regola. scusa, non vorrei che fossero dei residenti quelli. Guarda, no, no, vabbè, ma i residenti capisco, però, non erano residenti perché c'era una fila. Se tutti sono residenti in quel momento devono passare. Però io non dico se la regola è giusta o non è giusta, perché io accetto le regole. Ma se non si può passare, non si deve passare. Poi qualcuno può anche pensare che la regola non è corretta, che il corso Si dovrebbe potrebbe fare un essere. altro ragionamento perché credo che ci sono anche i residenti che hanno un orario di entrata e di uscita anche, se non erro, in alcuni centri. Senti, avvocato, io ti ringrazio per la segnalazione, per Grazie a te. la bella via Milano, ma noi abbiamo qualcosa di più importante anche da fare e da raccontare dopo la pubblicità, è il porto di Catanzaro Lido. Oggi è la puntata, la prima parte dedicata alla città capoluogo di regione, dove questo porto, noi abbiamo scritto nel sottopancia, la burocrazia affonda il porto di Catanzaro Lido. Eh sì, Ed è un peccato di è un volta in. peccato gravissimo perché tutti coloro che hanno una barca, anche piccola, potrebbero non solo utilizzarla nei periodi più lunghi, ma è l'unica città che è sul mare, che ha la possibilità di un porto e non ha un porto che funziona. Ma ci vuole coraggio, veramente coraggio, non riuscire a comprendere che è una ricchezza, che comunque è importante perché porterebbe anche in ogni caso. Sicuramente oltre alla ricchezza, ma anche un movimento interessante. Ma infatti gli imprenditori che ho intervistato, avvocato, La Russa, mi hanno detto che nel momento in cui funzionavano quei pochi pontili, calcola che c'è una gru, hanno speso nella precedente amministrazione, una gru e un muletto 800.000 euro. Questa gru che è ferma, è un muletto fermo da 4 anni, gru ferma da 4 anni, se avessero pensato a fare i pontili, il comune si prendeva proprio in carico, i pontili diventavano di proprietà del comune e nello stesso tempo avrebbero risparmiato, non buttato 800.000 euro. Vedi quella gru gialla alla Sì, tua sì, sinistra, sì. vai dietro, tra poco abbiamo anche le immagini dei primi piani delle gru nel servizio che tra poco manderemo in onda. Quindi per farti capire che Certo. Catanzaro, questo porto di grande sviluppo, dove mi hanno detto gli albergatori, i ristoratori, coloro che hanno le barche, che potrebbero veramente creare una grande economia, e questa È un economia indotto importantissimo, è un un indotto indotto importantissimo. importantissimo. Abbiamo, com'è, si dice che il Signore dà il pane a chi non ha i denti. Bravo. Questa è la realtà. Certo, è certo. Se abbiamo un'attrazione così importante e non si riesce da 10 anni a venirne fuori con la rovina dei pescatori, con la rovina dei diportisti, con la rovina degli imprenditori legati al mare, con quelli che fanno il rimessaggio, guardati il servizio avvocato dopo la pubblicità e capirai. Grazie, grazie Grazie, a anche te, buon perché ti dico lavoro. un'altra cosa, ad agosto, fine agosto, sono arrivati 500 profughi, hanno abbandonato una nave e la nave è affondata e c'è stato un danno biologico enorme che tra poco faremo vedere. Va bene? Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie avvocato, vedete le immagini, tra poco torneremo su questo servizio, vedete questa nave, questa barca ha portato 500 profughi durante una mareggiata, poi la nave affonda e affonda anche, non solo, avvelena il mare, non so quanti litri di gasolio, si parla di 1.000, 2.000, 3.000, non si capisce quanti litri di gasolio hanno inquinato la parte di Catanzaro Lido, di quel mare, i pescatori amareggiati per il danno che si sta facendo a questo porto. Dopo la pubblicità si torna a Catanzaro. Oggi è sabato, mi porti a cena fuori? Ma no, amore, ti porto in un posto migliore. Mi porti a fare shopping? Esatto, ti porto da Style House, l'azienda leader da 38 anni in materia di porte, dei veri e propri artigiani. Non ci credo. Credici. Io
I loro prodotti sono interamente realizzati a mano con un disegno moderno e di ultimissima generazione e grazie all'utilizzo di materiali nuovi e ricercati, l'impatto ambientale è pari a zero e poi propone una serie di finiture realizzate in cellulosa di legno in HD. Bello. Ma come trovo il modello che fa per me? Semplice! Il loro Green Team ti seguirà e ti fornirà assistenza non solo durante la fase della vendita, ma anche durante la progettazione. Dicendo che finalmente avrò quella porta rossa lucida che tanto sognavo. Esatto, ma il colore lo scegliamo strada facendo. Prendo subito la borsa. Style House, la nostra storia è la vostra storia. www.shporte.it. Michele affidato, orafo. Expert Carbone offre ai propri clienti prodotti delle migliori marche nei settori dell'informatica, telefonia mobile, TV, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici per la casa, la cucina e la cura della persona. Expert Carbone offre un accurato e competente servizio sia nel momento dell'acquisto che nella fase post vendita, grazie a uno staff giovane, attento e altamente qualificato, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Sfoglia il volantino sempre aggiornato, scegli i prodotti più adatti alle tue esigenze e scopri le tantissime offerte che Expert Carbone ha pensato per te. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova! Per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Visita il nostro sito web expertcarbone.expertonline.it e le nostre pagine Facebook per rimanere sempre aggiornato con le nostre grandi promozioni. Da un'idea di Luigi Verrino, nella Milano degli anni 60, prende vita la Calabro Parati. All'inizio è un piccolo negozio di vernici, successivamente viene trasferita in Calabria, dove diventerà un marchio di eccellenza nel settore dell'edilizia. Con il tempo le redini passano al figlio Claudio. Il risultato è una gestione perfetta in linea con i principi del suo fondatore. Ricerca dei materiali, qualità dei prodotti e rispetto per il personale. Oggi siamo alla terza generazione con Christian, che con impegno e passione porta avanti l'azienda, guardando al futuro e utilizzando nuove tecnologie. Calabro Edilizia fornisce tutto per la casa e per l'impresa, dal pavimento al portone blindato, dall'isolamento termico a quello acustico, dal cartongesso alle pitture.
La Calabro Edilizia è formata da un personale altamente qualificato e si distingue per velocità e puntualità nel fornire servizi e materiali. I nostri clienti sono la cosa più importante. Ti dimostreremo che hai fatto la scelta giusta affidandoti a noi. www.calabroparati.it Viale Magna Grecia 60, Catanzaro. Info 0961 63 324. Ghiacciato, capo, l'amaro del capo, l'amaro più amato. Allora, prima di andare a Catanzaro Lido, ragazzi, io credo che è ora di smetterla, e lo dico ai sindaci della Calabria, molti lavorano bene, molti sono presenti, ma solo il pennacchio non risolve nulla. Cioè, capisco che non avete più risorse, se non siete in grado più di gestire la propria città, prendete le chiavi e le consegnate a Sua Eccellenza il Prefetto, ognuno per la propria provincia, perché il degrado di molti paesi, di molte città, è, diciamo, lo verificano tutti. Noi con l'articolo 21 quest'anno veramente parleremo anche di arredo urbano, andremo in giro prima di tutto nelle città capoluogo, partendo da Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo, Crotone, Cosenza, ma anche le grandi città, Lamezia, Corigliano Rossano, che è la terza città della Calabria. E allora parliamo, prima di andare al servizio, se poi mi date l'ok ragazzi, andiamo al, per quanto riguarda l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Ecco, c'è una campagna sociale per AIL, eccola qua, la pianta è la famosa com'è, stella di Natale, no? La stella di Natale, che troverete l'8, il 9, il 10 e l'11 nelle piazze calabresi. Noi come trasmissione, come emittente televisiva, come Calabria TV, ogni malato di leucemia ha la sua buona stella. 8, 9 e 10 e 11 dicembre aiuta la ricerca e la cura delle leucemie, dei linfomi e della mieloma, per quanto riguarda, appunto, per saperne come sostenerci e dove trovare le stelle di Natale, vai sul sito ufficiale dell'AIL. Una grande occasione quella della campagna che facciamo, anche per ricordare che chi è meno fortunato va aiutato e sostenuto con questa campagna di sensibilizzazione nei confronti dell'AIL. Torniamo in studio e torniamo un attimo a raccontare la trasmissione. Se ci siamo, vi date l'ok? No, ancora no, va bene. Allora, abbiamo poi dei collegamenti. Avevamo un collegamento di una... riguardava Sersale, quel ragazzo? A Sime di Mare, è successo qualcosa? Altri danni, altri problemi? Ora, mi dicono che c'è Paolo che vuole intervenire nel frattempo, che è pronto il servizio, mandiamo il servizio di Catanzaro Lido. Se non è pronto, prepariamo Paolo per quanto riguarda l'intervento. È pronto il servizio? Ah, ecco, questo è il video che ci ha mandato Paolo. Io credo che riguardi dei condomini di Sime di Mare, dove ci sono tutte le villette. Credo che vuole dire qualcosa in merito all'abbandono. Mi diceva al telefono e attraverso dei video e degli audio che mi ha mandato che c'è gente che sta poco bene, malata e abbandonata al proprio destino senza l'aiuto di nessuno. Sapete che noi sensibili, ormai l'unica trasmissione, questa di articolo 21, che è in difesa dei più fragili, più deboli, coloro che non hanno voce, noi lo facciamo tutti i giorni. Sapete quanta gente è disperata sotto il fango, con problemi seri che ha in casa e non ha nessuno come aiutarli? Pensate che non si trovano neanche le persone a pagarle per pulire, per dargli una mano, non ci sono persone disponibili ad aiutarle. Allora io adesso chiamo, perché veramente va chiamato anche l'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo, con tutti gli uomini di Calabria Verde, sono 4.300 uomini. Ma è possibile mai che non si riesce, i sindaci non riescono a fare una richiesta a Calabria Verde per gli uomini da mandare 10-15 uomini per ogni comune a dare una mano alle famiglie? Ma dico io, voglio dire, ma anche un senso di
di onestà intellettuale da parte dei lavoratori di Calabria Verde. Ci sono tanti lavoratori che sono in gambissimo, un grande lavoro che fanno, però ma è possibile che ogni volta restiamo senza avere un aiuto da parte di nessuno, malgrado uomini e donne pagati dal Dipartimento dell'Agricoltura. Abbiamo Paolo. Paolo, che succede? Buongiorno a te, a tutti i tuoi fermati un attimo, fermati Paolo, Fabi, cosa succede? Dove sei Paolo? Fermati siamo un attimo. A Schimeli Mare, poi ti passo la persona qua che questa passami la persona, questa... passami la persona Paolo, vediamo un attimo cosa dice. Ma come stavi dicendo tu, non è possibile una cosa del genere, ragazzi, anche chi vuole dare una mano, che venisse qua ad aiutare queste persone, c'è gente invalida sopra, poi dopo te li faccio vedere, ti passo sì. La signora un attimo. Grazie, passami la signora, tieni tu il telefono eventualmente Paolo. Mettila nelle condizioni di inquadrarla. Inquadra la signora Paolo. Puoi fare, ecco, lascia così l'inquadratura. Signora, ecco, va bene così. Buon pomeriggio, signora, in diretta con Articolo 21. Guardi la telecamera, guardi l'obiettivo. Grazie, signora. Cosa è successo? Mi dica, dove si trova? Siamo a Schimeli Mare. Abbiamo avuto questa alluvione per la seconda volta. In alcune città come Squillace, Stalletti sono stati colpiti per la terza volta, come Catanzaro Lido, che ha danni ingenti. Prego. Sì. Però qui a Schimeli Mare è la seconda volta che accade, così come nel 2018, pochi aiuti, le dirò di più, dal 2018 ad oggi la popolazione di Schimeli Mare erano stati stimati dei danni più o meno sui 30, 40, 50 mila euro ad abitazione. Hanno preso 5 mila euro di primo soccorso e non hanno preso. Quindi con le proprie forze si sono ripresi negli anni, con i propri soldi, con le proprie risorse, e oggi ci troviamo di nuovo così, con la differenza che rispetto al 2018 qui gli aiuti sono praticamente quasi a zero. Io ho mio padre che è bloccato a letto da una settimana, mio fratello che ha fatto la sclerosi multipla, quindi oggi siamo tre donne. Possiamo vedere, andiamo su a casa, vediamo un attimo queste persone. Sì, no, c'è un po' di rumore. Va bene. Fai vedere. C'è una persona malata, portami. Che ha bisogno d'aiuto. Ecco, ma non c'è l'intervento da parte di nessuno? No, assolutamente no. Per lo meno in casa, purtroppo c'è rumore, però... Vedo, c'è un ragazzo vedere. Che è pieno di fango ancora oggi, e da sabato, che da domenica che sparano fango. Ti faccio vedere poi la situazione. Questo è il fratello di Ilaria. Se non mi sentite dovrebbe entrare un attimo dentro. Ciao, si chiama? Pietro, è il nome? Ciao Pietro. Entriamo un attimo dentro. Fabrizio purtroppo è affetto da questa situazione sua, te la spiega lui un attimo. Ciao Fabrizio. Ciao. Bene, caro, io insieme a te credo che siano i tuoi genitori, che c'è il papà che ha letto. C'è la signora qui che da stamattina che sta facendo cose assurde ed è disperata. Signora, fammi parlare con la signora. Paolo, fermati un attimo, fammi parlare con la signora. Signora, cosa sta accadendo? Vuole descrivere la sua situazione? È drammatica, perché è già la seconda volta in 4 anni che ci stiamo allagando. Sotto l'acqua è arrivata fino al soffitto. Quindi abbiamo perso tutto per l'ennesima volta. E quindi per il fatto che qua il fiume è andato abbiamo anche le immagini di Squillace, che abbiamo. Gli aiuti sono a rilento, vi dico la verità, perché trovano sempre degli intoppi. E non lo so io, però... Lino. Onestamente siamo un poco disperati. Lino, ti faccio vedere il vostro marito? Ti faccio vedere il signore, cioè con delle problematiche di salute, ma non è possibile una cosa di questa, ragazzi. Buonasera, buon pomeriggio, caro. Caro, buon pomeriggio. Io vedo che il sei... Signor Tonino. Questo è il signor Tonino, se vuoi parlare Tonino, con lui. Tonino, sì, lasciami un attimo. Tonino, intanto inquadra meglio Paolo a Tonino, gentilmente, grazie. Però, sì, provaci un attimino, lo so che hai difficoltà. Tonino, io... Mira adesso. Ecco, va bene, vediamo se mi dicono la regia se va bene. Va bene così. Tonino, io vedo che sei a letto, guardate le situazioni delle famiglie. Ragazzi, Paolo, vai un po' più verso il signor Tonino. Ecco, va bene così, va bene così, fermati un attimo a sinistra. Ok, fermo così. Tonino, mi senti? Sì. Tonino, cosa vuoi dire? Perché so che siete nulla, veramente tristi. Più nulla, io mi sono giocato 45 mila euro per mettere la casa in salvamento. È arrivato il fiume di nuovo, un altro che è. Adesso sono povero.
senza nulla. E senza malato. No, e questa è la situazione. Si è rotto la schiena per i divani. Si è rotto la schiena, è in difficoltà lui. Non è possibile avere una persona malata in questo stato, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma lo stato dov'è, ragazzi? L'ambulanza non è venuta perché non può entrare. Non c'è l'ambulanza perché non possono neanche soccorrere, perché è tutto bloccato. Cioè, sto signore, Lino, morale della favola, se arriva un'altra botta dal cielo, qui la situazione è catastrofica, capito? È catastrofica. Non possiamo pensare a quello che è successo adesso. Noi dobbiamo pensare a quello che potrebbe succedere domani. E qui la situazione, questo è un signore malato, malato, sfido chiunque a venire qua a vederlo. Cioè, ora scendo un attimo sotto, ti faccio vedere cosa c'è sotto. Già l'abbiamo vista dalle immagini che ci hai mandato, non c'è bisogno, Paolo. Ti faccio vedere anche il viale fuori. No, voglio parlare un attimo con la signora, Paolo, solo con la signora. Abbiamo capito anche perché i danni che ci sono. Il signor Tonino ti saluta perché deve riposare, che non sta bene. Grazie Tonino, ciao Tonino, grazie, auguri. Auguri, siamo qui. Dimmi cosa vuoi che ti faccio vedere il viale, cosa vuoi vedere. Ascolta Paolo, la signora di prima, perché voglio un attimo capire. La signora, la figlia, quella che ho parlato all'inizio. Questa è la figlia. Ecco, passami la signora, la figlia. Signora, vai. Ecco, avete chiesto al comune di Simeri? Sì. Cosa vi hanno risposto? Ma la cosa scandalosa è che il comune di Simeri da ieri ha tolto i numeri di riferimento da internet. Quindi non avete potuto avere contatti neanche col sindaco, con nessuno? No, il sindaco non c'è, c'è il commissario, c'è un commissario, i commissari sono fuori sede, okay. E io da ieri che cerco i contatti dal sito internet del comune, e se voi andate vi risulta 0961, il resto del numero l'hanno tolto. Senta, signora, come si chiama di nome lei? Ilaria, guardi, io come lei fa da simbolo di fronte alla tragedia, e le posso garantire che ci sono tante famiglie. Passatemi, Ilaria, ci sono tante famiglie, ti posso dire che a Squillace ci sono una cinquantina di famiglie messe nelle stesse condizioni tue, a Stalletti stessa cosa, a Catanzaro Lido altre 40-50 famiglie che hanno rovinato imprese completamente sotto l'acqua. Qui vediamo le immagini di Squillace Lido. Vuoi dire, c'è una zona, una provincia dove praticamente per la terza volta, e non si riesce a capire come non si può, dai cantonieri, dagli uomini che devono ripulire le strade, dagli sfoghi dei torrenti che devono in qualche maniera mandare via l'acqua e non creare questi danni, perché dentro un garage, un ufficio, ci sono ricordi, ci sono attrezzature di lavoro, e buttare tutto via in questa maniera, le immagini di... Però le posso dire una cosa, qui servono, al di là degli aiuti umanitari, delle braccia forti, perché servono, ma qui servono i soldi, perché con i soldi ogni famiglia può giustamente decidere di rialzarsi, può comprarsi. Qui c'è gente che non ha le posate e i bicchieri, io ho portato la pasta alla vicina di casa, non aveva le posate, perché aveva un'unica cucina giù, e l'ha persa, ha perso tutto. Quindi qui la gente ha bisogno di soldi, ma non tra un anno, tra due anni. Servono oggi, perché queste gente che vive di pensione con i miei genitori e pagano un mutuo, i miei genitori in questa casa non potranno più stare, perché non possono stare all'umidità per altri 4 anni, dovranno pagare un mutuo e un affitto con un'unica pensione. Ma come si fa? Come si può? Dopo i sacrifici di Dursi, così, io lo so che siamo in tanti, non è solo Simeri, e io sono vicina a tutte le persone che stanno subendo questo tipo di cosa qua, però loro è la seconda volta, dal 2018 ad oggi, e non hanno avuto nessun aiuto economico. Come si fa? Allora facciamo una cosa, Ilaria, giusto? Facciamo una cosa, io in questi giorni spero di sentire, oggi è martedì, esatto, martedì 6 dicembre, vediamo se riesco a sentirlo anche venerdì 9 dicembre, il presidente della regione, e se sono previste dei fondi in merito all'ultima, diciamo, ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Catanzaro, e non solo la provincia di Catanzaro, al di là della Calabria, molti anche in Sicilia, ma noi pensiamo in questo momento alla Calabria e alla provincia di Catanzaro, e vediamo un attimo cosa mi risponde. Guardate, anche altri signori che avevano palestre, avevano mezzi, moto. Però mi perdoni, gliela posso dire un'ultima cosa? Prego. Devo scendere più, perché sennò devo spallare fango, purtroppo.
parlano di calamità naturale, ma in realtà mio padre 2 settimane fa ha segnalato la protezione civile. Guardi Ilaria, non è calamità naturale, è una calamità prevista, tragedie previste, cose che sappiamo, lo sapevano tutti i sindaci, se arrivava un'altra ondata di acqua come è arrivata. Noi l'abbiamo fotografata questo omicidio premeditato, noi l'abbiamo fotografato 2 settimane fa, abbiamo mandato la PEC alla protezione civile. È un disastro annunciato, lo sanno tutti, sia i sindaci, a parte l'aspetto idrogeologico che sappiamo i problemi che si stanno avendo, ma è un disastro annunciato, l'ho detto alla protezione civile, l'ho detto al presidente, l'ho detto ai sindaci, lo sanno, non ci sono uomini che lavorano, e io mi ripeto, io mi arrabbio quando Paolo, le persone che prendiamo il reddito, che prendono il reddito invece di stare sul divano, veniamo a dare una mano a queste persone, c'è gente malata, è una cosa bella questa nel sociale, io se ti faccio vedere cosa c'è fuori, c'è gente che piange, li vuoi vedere? Allora facciamo una cosa, ci ricolleghiamo dopo, facciamo una cosa Paolo. Paolo, non dobbiamo aspettare che arriva la seconda, terza ondata. Ho detto, facciamo una cosa, ci colleghiamo dopo, trovami qualche altra famiglia, ci colleghiamo dopo con Simeri. Ti saluto l'aria, ti saluto il papà, ti saluto grazie, tutti, grazie, 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 grazie. Sei sempre disponibile, ma io saluto anche Pomiro. Ma secondo me qua c'è bisogno anche del tuo intervento, di venire qua tu. Paolo, ci sentiamo dopo perché è un servizio di Catanzaro Lido, è il servizio legato alla burocrazia che affonda il porto di Catanzaro Lido. Oggi è dedicato un po' alla provincia di Catanzaro questa trasmissione e tanti altri che possono intervenire. Ma com'è possibile che abbiamo una ricchezza così importante? Abbiamo un porto straordinario che può essere di collegamento e non risulta neanche nelle carte nautiche attivo, perché risulta che è lavorazione perenne. E allora la colpa ce l'hanno tutti, nessuno escluso, maggioranza, opposizione, negli ultimi 10 anni. Questo porto è un disastro ed è un peccato di Dio vedere che una nave di profughi sia affonda, rimane ferma 2 mesi, hanno chiesto l'intervento, nessuno è intervenuto, poi è affondata, ha inquinato il mare, non so quanti, guardate qua, quanti litri di gasolio è andato in acqua, l'aspetto biologico del mare rovinato, la parte anche dei pesci, di quello che è la natura, no? Le cose che vengono stravolte in questa maniera. E abbiamo questa mattina, su chiamata di alcuni operatori della zona, e Tolino per favore intervieni e vedi un po' cosa è successo a Catanzaro Lido. Grazie. È da quasi 10 giorni che Tolino, buongiorno Tolino. Buongiorno. Ecco, tu chiami, noi arriviamo, anche perché a questo porto ce l'abbiamo, diciamo, tutti quanti. Sì. C'è un desiderio, quello di vederlo funzionare, quello di vedere veramente lo sviluppo che negli ultimi 10 anni noi raccontiamo, però poi alla fine vediamo. Ecco, non so, a parte quello è un frigo, cos'è quello? È un frigo quello. Ma tengono le, cosa tengono? Tengono le bibite fresche. Ah, le bibite fresche? Sì, la sera, specialmente in estate. Solo che adesso l'hanno abbandonato. Le bibite fresche? Sì, l'hanno abbandonato, si è un po' arrugginito. Vabbè, però comunque. Diciamo, al di là di quello che l'abbandono, parliamo qui, non è un discorso politico, qui stiamo parlando di un discorso tecnico e qui ha portato alla rovina molte persone che ci lavorano al porto, tra virgolette rovine, ma anche persone che hanno la barca, gli amatori, no? Di chi ha la barca, di portisti che vorrebbero in qualche maniera un porto con una capacità importante. Avevamo, come si chiamano? Le passerelle, i pontili. Di questo, se vuoi, c'è da. Però, intanto, noi siamo qui per un altro motivo. Ci chiami perché? Ma guarda, perché c'è questa barca. Tu, come sai, noi siamo presidenti di un'associazione che sono gli amici del porto di Catanzaro, dove siamo circa. Se siete amici, non volete che soffra questo porto. Esatto, perché la gente ha detto: ma Tonino, perché non chiamiamo, non facciamo vedere? Perché purtroppo il porto adesso sta andando completamente alla deriva, perché questo affondamento purtroppo di questa barca sicuramente sta facendo un inquinamento non indifferente. Però ecco, il nostro discorso è
non è adesso capire di chi è la colpa, questo probabilmente qualcuno lo stabilirà. A noi dispiace semplicemente che il porto oggi si trova in questa condizione, nonostante qualche giorno fa è arrivato finalmente la risposta dell'ANAC per quanto riguarda la possibilità di poter montare questi 5 pontili in attesa che si possa fare un giorno il porto definitivamente. Abbiamo una persona che avevamo già incontrato spesso, anche quando ci si è arrabbiato l'ultima volta, c'eri pure tu quando lui si è arrabbiato. Si è arrabbiato molto? Ancora non è che sono tanto calmo. Non è che mi viene, no? No, per la madre mia. Cioè, vuol dire, no, cioè, è arrabbiato. Io sono qui in pace, inteso, io racconto i fatti e cerchiamo di dare luce. Luce a quello che sta succedendo, cosa sta accadendo. Tu chi sei? Speranza Francesco. Nella speranza di vedere il porto finito, ti chiedo cosa è successo ad agosto. Ad agosto abbiamo delle immagini di una barca che ho visto, che mi hai girato un video. Sì, sì, sono dei video che tanti amici mi hanno girato per dire: Tony, questa situazione qua purtroppo va portata alla ribalta. Ma ci sono anche delle foto che sì, sì, cioè, mi hanno mandato foto dei migranti. Ma guarda, se su tutti su... No, ce l'abbiamo, ecco, vabbè. Beh, cosa succede? Quando è arrivata sta barca? Ve lo ricordate? Agosto, fino ad agosto. Un 20, 25, sì. Fine agosto. Arriva sta barca con 500 profughi. Scendono i profughi. Mi chiamano alla capitaneria. Perché tu chi sei, cosa fai qui al porto? Io ho un cantiere di Alagia e Vado. Un cantiere dove custodi l'imbarcazione, gestisci anche la messa in mare, giusto? Sì. Ti chiamano? Per farla avvicinare qua, per poterla avvicinare. Mi chiamano, se ci sono problemi lasciatela all'esterno, perché non entrava, che pescava troppo. Ci siamo. L'abbiamo lasciata qua, legata, e... giustamente andava smantellata prima che succedesse che andasse a fondo. È passato un mese e la barca è affondata perché... Inerzia, incapacità, voglia di non fare, cos'è? Io secondo me voglia, non so che se ci sono... Un mese la barca... È rimasta là legata. Poi ma galleggiava però? Galleggiava, sì. Affonda, perché affonda? E c'è stato un po' di mare. Perché era fuori, giustamente. No, era all'esterno. Stacca le corde la prima, la seconda, la terza volta. Ma tu ci avevi provato a bloccarla? No, io no, perché la custodia io non ce l'avevo di questa barca. Quindi, chi c'era la custodia? All'epoca ha appaltato la rottamazione una ditta di Cremona che si chiama Lama. Ama si chiama. Sì, a Cremona l'hanno preso. Ma aveva degli uomini qua? Nessuno. Cioè, scusa, uno affida. I giorni veniva. Uno dalla custodia. No, cioè, fatemi capire, perché qua c'è da impazzire. I giorni veniva a controllare la capitaneria. Poi giustamente. La capitaneria porto è una cosa, la custodia è un'altra. Si è giudicato l'ama come rottamazione. Lama. Quindi doveva essere l'ama. Ma l'ama ha un presidio calabrese? C'è un presidio? Non vi so dire. Cioè, quindi qui questa barca l'hanno abbandonata, questi hanno la custodia. Sono stati pagati per la custodia ed è affondata. E di queste qua non è venuto nessuno. Quando sono staccate le corde, qualcuno di noi è venuto a legare le corde. Una volta la capitaneria, una volta i pompieri, però alla fine di queste persone non si è visto nessuno. Ma la cosa anche il danno ambientale, vero Giannino? Quando si è rotto la puzza dei gasoli arrivava all'entrata del porto. Addirittura? Là, si sentiva la puzza da là. Dalla strada? Dalla strada all'inizio. Quindi il danno anche ambientale, biologico, Tonino? Tutto, soprattutto quello là, perché inquinamento. In una barca del genere c'erano due serbatoi da 5 metri ciascuno, voglio dire, per cui tutto quel gasolio si è riversato. Almeno 25-30 quintali di nafta c'erano. Sono andati in acqua? Sì, sì, secondo me sì. E hanno fatto una relazione in merito al danno biologico? No, non lo so. Non sappiamo nulla. Noi sappiamo solo che purtroppo pagano sempre i cittadini, i diportisti. Cioè pagano i diportisti? Questo qua. Noi che purtroppo viviamo e sopportiamo questa situazione, perché purtroppo non ci sono delle persone. Quindi, Tonino, come ti chiami Tonino? Tonino Russo. Russo. Speranza Francesco. Francesco, tu sei? Francesco Statini. A me quello che dispiace che volevo... Tu eri qui quel giorno che sono arrivati i profughi? Non solo i profughi. La settimana prima che ci fosse la mareggiata un po' violenta rispetto alle altre, sì, manualmente, io ad altri volontari... Volontari, anche con la guardia costiera che era insieme, l'abbiamo messa in sicurezza con delle cime. Cosa si doveva fare secondo il mio punto di vista? Il giorno dopo, visto che c'è stata calma totale, si doveva soltanto trainare e portare, che ne so, alle Castelle, a Crotone, ma
toglierla da quel punto, perché si sapeva che la prima mareggiata grossa andrebbe... Senti, quindi c'è una responsabilità qui sotto l'aspetto tecnico. Secondo me c'è la burocrazia che lascia desiderare, perché il sindaco, guardia costiera o chi per l'ambiente comanda doveva dare subito l'autorizzazione a farsela trainare via, non lasciarla qua, perché si sapeva già, le previsioni ci sono. Al di là che abbiamo un cuore grande, abbiamo accolto tutti quanti, scusate lo dico, in pompa magna erano tutti qua a dare sostegno ai profughi, ma poi il sostegno al porto, il sostegno all'ambiente, il sostegno alla qualità della vita di questo porto, zero. Menefreghismo totale, perché vede, negli ultimi 10 anni, 5 anni di Pontili, Catanzaro, come dire, ha ripreso a girare quel volano che dava economia e benessere per tutti. Hanno lavorato tutti, dai ristoranti ai rifornimenti, ai meccanici, ai tappezzieri. Quindi io dico, invece di incrementare questa cosa, aumentare il posto di banco, fatto danni. Tu la elimini il tutto. Ciò significa... Tu hai un negozio anche di Sì, ma io sono del settore, ma il settore non è solo quello della nautica, perché ci sono cantieri, giustamente, ci sono meccanici, c'è un mondo indietro. C'è il famoso... Su Catanzaro non è mai stato visto in un certo modo. Ora, il problema qual è? Adesso io non voglio parlare di politica, perché a me di politica non mi interessa nulla. Il problema è che qui, destra, sinistra, esatto, centro, esatto, negli ultimi 10 anni non sono stati capaci di gestire questo porto. Esatto. Si parla di risorse che devono sistemare, le risorse non ci sono, le risorse c'erano. Ora le risorse ci sono, ora aspettiamo la nuova amministrazione che comunque ha preso in mano questa situazione. Pare che sia arrivata, come ti dicevo, la risposta dell'ANAC per quanto riguarda la concessione definitiva a questa azienda di Crotone per montare i 5 pontili, ma noi ci preoccupiamo anche comunque del porto di Catanzaro, perché ricordiamo che ci sono circa 20 milioni di euro fermi alla regione, 22, e ancora questi soldi purtroppo non sono al presidente. Il paradosso, guarda, nelle altre regioni fanno i progetti ma non hanno i soldi. Qua abbiamo i soldi e non ci sono i progetti. Ma cos'è, la pretesa schiava? Non è normale sta cosa. Senti, ma i pontili sono i tuoi, li devi montare tu. Chi li prende i pontili? Allora, no, ancora com'è? Perché all'epoca mi ricordo c'è stato lo scontro, no? Bando, abbiamo causa e roba varia. E il comune mi fa l'annullamento e una tutela. Cioè ti hanno annullato tutto? Il bando. Quindi annullato tutto? Dopo 6 mesi. Ci siamo? Lasciamo stare questa qua. Poi tu mi inviti all'affidamento diretto la Carmar. Cioè, solo Carmo resteva per l'affidamento diretto, potevi invitare Ranieri, potevi invitare tante ditte che gestisco. Fammi parlare. Poi questa qua, l'affidamento di 2 anni più 2, ci siamo? Sì. Ci siamo. Perché l'hanno affidato solo a una ditta? A una ditta sola. Che si chiama? Carmar. Da dove arriva questa Carmar? Di Crotone. No? Fratelli Tricoli. Fratelli Tricoli. Ecco, ci siamo. Allora... Parliamo dalla missione Abramo. La missione Abramo, prima che se ne doveva andare dal sindaco, finisse il mandato, doveva concludere il lavoro del porto. Ci siamo? E non l'ha fatto. Ma non l'ha fatto perché ci mancava la progettazione, mancavano i soldi, allora, mancava tutto. Siamo a queste condizioni. Tu affidi alla Carmara per 2 anni. Allora, attenzione, noi non conosciamo né la Carmara, non sappiamo nulla, quindi voglio dire, è una discussione quello che stiamo raccontando. Quindi, i lavori ai pontili per 2 anni alla gestione, allora i lavori non si fanno più e torniamo come l'amministrazione. Quindi vuoi dire, si mettono i pontili ma il porto rimane in questo stato? Se devono fare i lavori, continuare il lungomare e roba varia, dove vanno messi i pontili? Là dovrebbero lavorare. Il discorso secondo me è questo. Ora, se la vecchia amministrazione Abramo ha fatto questa concessione diretta privata, da come diciamo allora è stata fatta, perché purtroppo avendo fatto dei bandi che sono stati poi annullati. Ma per c'era anche un discorso penale all'epoca, una delle società. La magistratura. Ma no, in questo io non voglio entrare in merito. Perché voglio dire, capisco le esigenze di Francesco, però io da persona esterna dico, Abramo ha fatto una concessione diretta privata, loro hanno individuato un imprenditore, questo imprenditore ha presentato della documentazione, è andata bene, nel frattempo
cade Abramo perché arriva la nuova. Finisce il mandato, arriva Nicola Fioretti che continua a fare questa concessione, che piano piano, dopo aver raccolto comunque tutti i pareri favorevoli di Capitaneria, di tutti gli enti, a quel punto lì si è fermata perché c'era un problema che poi in effetti era inesistente, cioè nell'azienda della Carmar c'era un fratello che collaborava, che era fratello di un funzionario di Catanzaro che era già stato indagato per un discorso dei pontili. Il sindaco Fiorita cosa fa? Non firma, allora fa una richiesta all'ANAC per chiedere se è una procedura che secondo loro può andare avanti o meno. E loro hanno risposto? Hanno risposto 4-5 giorni fa dicendo che non è tutto a posto, questi sono i dati a oggi, che è tutto a posto, per cui loro da un momento all'altro dovrebbero firmare questa concessione per montare questi pontieri. A noi ora come diportisti interessa questo egoisticamente, perché noi vogliamo i pontili, ma naturalmente noi ci preoccupiamo. Alla fine qua c'è una guerra aperta, qui questo porto va a carte 48, no? Non è un porto, è un pollaio. Però purtroppo... Lui dice che è un pollaio, non è un porto. Sicuramente. Però le condizioni, devo dire la verità, le condizioni del porto sono peggiorate, c'è un abbandono totale e questo va detto. Ora io mi chiedo, con tutti i pescatori, con tutti i diportisti, con chi ama e con questa associazione, bisogna scendere in piazza, come dico io, e creare le condizioni dell'attenzione di chi sta creando problemi a non andare avanti il suo porto. Perché qui parliamo di sviluppo turistico, o sbaglio? Dovrebbe essere così. Ma usiamo il condizionale, dovrebbe. Dovrebbe, perché ci siamo ormai abituati che tutte le cose dovrebbero essere messe a posto, però ormai ci abbiamo, come dire, fatto ormai... Una rassegnazione. Tipo rassegnazione, sì. L'arte dell'arrangiarsi. Io dico questo qua, intanto voglio dire, vediamo questa nuova amministrazione cosa fa, perché noi stiamo... discutendo con loro. Ma l'estate prossima ci sono i pontili dovrebbero essere in primavera, presumo, sì. Se firmano questa famosa siamo a 6 dicembre, di dicembre quando ci rivediamo? Guarda, io dico in primavera, se è in primavera Rino non c'è nulla, ci buttiamo in acqua e ce ne andiamo. Io sono del parere che la struttura va finita e renderla operativa, non fare questi bandi 2 anni, 3 anni, poi facciamo come la vecchia gestione, cominciano a smontare, denunci, e chi altro, e perdono un altro tesoro. Ho capito tutto. Perché una volta li hanno persi, fondi PIS o fondi PAC, non mi ricordo, e l'hanno spostato sul comune di Rogliano. Ci siamo? Sì. Mo perdono pure questo. Io credo che bisogna attendere le condizioni per... Io sono dal parere che la struttura va finita e renderla operativa. Io adesso farò un giro al porto e farò vedere la drammaticità anche del porto, caro Tonino. Sì, questa è la situazione. Noi come associazione, ma tanti amici, chiediamo che il comune, questa è la nostra idea, noi rispettiamo le idee di tutti, che intanto noi... Figurati io con l'articolo 21. Noi intanto vogliamo avere la possibilità di andare a mare. 5 pontili, cominciamo ad andare a mare. Nel frattempo che viene fatto il discorso del porto, noi... possiamo anche... Ma passiamo da là, scusate che c'è un po' di passaggio. Sì. Ecco, queste scavatrici di chi sono? Ma non lo so, penso che... detto che dovrebbe... Anche la barca? Un pezzo di barca. Un pezzo di barca, scusate un attimo, si passa tranquillamente, vediamo, vieni dentro, vieni. Un attimo, perché poi qua c'è la demolizione, c'è anche la bonifica, ma sta bonifica, voi dite, signori, qua siamo al porto, uno dei porti più importanti, se è finito, Tonino, questo fa le scarpe a tutti, sto porto. Non è che fa le scarpe. No, scarpe diciamo inteso positivo. Sì, diciamo che il Catanzaro finalmente può usufruire della... Ma era una barca vecchia, tu che sei un esperto, era una barca vecchia. Sì. Però galleggiava. Galleggiava, 500 pofoghi c'erano dentro. Guardate, questo è il resto della barca. Secondo Tonino... Secondo Tonino, quei signori che sono venuti che volevano sistemare la barca, l'hanno affondata. L'hanno trovata affondata. Ah, l'hanno trovata affondata. Ah. Si vedeva. Ecco qua, adesso non si vede più. Tra qua e là, dove si vede? Noi abbiamo fatto dall'alto, ci sono delle immagini col drone. Qualche immagine si vede, però abbiamo quel filmato che ci ha girato Tonino dove c'era la barca mezza affondata, sì. Il danno che ha fatto con tutto questo gasolio che ha scaricato, quant'è? È inestimabile. Guarda, tutte le pietre sono nere, quello è tutto gasolio sulle pietre. Quello sulle pietre è tutto gasolio? Tutto nero. Per parecchi anni i pesci ce li possiamo dimenticare. Ma voi, è vero, voi da pescatori qua, chi pesca?
La barca era legata qua, hanno avuto il tempo di poterla demolire. Ma questa è la barca legata? Sì, però l'avevano messa. Avevano il tempo, potevano demolire pure qua stessa mentre galleggiava la barca. Cioè, le solite cose alla calabrese, come si dice, l'arte dell'arrangiarsi. La burocrazia è lenta, non so se la responsabile è dell'ufficio dogane, di chi è. Però se a qualcuno dovrà pagare. Guarda, la demolizione della barca, non è che aspetto un mese qua che poi va a fondo la barca e venga a recuperare la barca e va a fondo. Sono passati 5 mesi. Non 5 mesi? Agosto, no. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, 4 mesi. 3 mesi. 3 mesi pieni. Si poteva intervenire come? Bene, allora noi concludiamo. Intanto, vedete l'aria. Era a moto quando è arrivata qua. Quando è arrivata era a moto. Se la volevano portare a contorno, pure col motore stesso la potevano portare. Quindi una volontà che non c'è stata. È stata la burocrazia, secondo me, che ha bloccato tutto. In questo caso la capitale di porto? No. Chi comanda? Chi comandava? Ufficio dogane. Ufficio dogane. Certo. Questo va, la prefettura? Esatto, va indagato e insomma chi ha sbagliato purtroppo deve pagare. Perché okay. Noi già paghiamo ogni giorno il danno. Stando fermi. Noi piccoli imprenditori ci bastonano. Gli altri? Sbagliano quelle è da trovare chi ha avuto. Bene, dal porto di Catanzaro Lido, oggi siamo a dicembre, nella speranza, noi ci rivediamo con l'anno nuovo, siamo qua, dopo tanti anni, tanto ci rivediamo sempre. Speriamo, sì, noi purtroppo. Allora, no, ci rivediamo sicuramente. Speriamo che ci possiamo vedere in barca, ci facciamo un giro in barca. Ecco, proprio faccio un giro in barca. Andiamo pure a pescare, andiamo bene, a prendere qualche tonno. C'è anche la pesca turistica, lo sai. E come no? Questa storia inizia oltre 70 anni fa, quando Carmine De Luca intraprende a Cosenza l'attività di riparatore di autoveicoli. Spinto dalla voglia di crescere, trasferisce l'attività a Rende e grazie ai figli Francesco e Roberto decide di compiere il grande passo, l'apertura di una concessionaria di veicoli industriali. Era il 1998 quando il sogno diventa realtà e la famiglia De Luca fonda la Delcom SRL, concessionaria DAF, diventando un punto di riferimento che garantisce una rete di vendita professionale e che offre un servizio di assistenza specializzata 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Oggi Delcom è un'azienda innovativa e dinamica, specializzata nella vendita e nella gestione di veicoli industriali e bus, per soddisfare al meglio i desideri dei clienti. Delcom, start the future, discover the new generation DAF. Veicoli sviluppati con un'attenzione totale ai principali criteri di sviluppo, con l'introduzione di un nuovo standard di settore in termini di efficienza, sicurezza e comfort di guida. DAF XF, XG e XG Plus sono stati premiati con Truck of the Year 2022, mentre DAF XD Truck of the Year 2023, il riconoscimento più prestigioso nel settore dei veicoli industriali. Qualunque sia la sfida, c'è sempre un DAF pronto ad aiutarvi ad affrontarla al meglio. Delcom è anche concessionaria Piaggio Commercial per chi ha l'esigenza di un veicolo in grado di soddisfare il bisogno di mobilità professionale e commerciale che offre una gamma di veicoli caratterizzati da compattezza, agilità, capacità di carico ed ecocompatibilità. Delcom, essere una squadra, rende. Ci trovi a Rende? Di scegliere Salerno. www.delcomcs.com. Tutti noi abbiamo un sogno nel cassetto. Il mio? Beh, una bella casa, innovativa e con il miglior comfort abitativo. Perché continuare a sognarlo quando da Bigmat trovo tutto ciò che serve per la costruzione, ristrutturazione e il rinnovo della casa? Bigmat è da sempre al fianco dei professionisti del settore, privati e artigiani, con una gamma completa di materiali per tutte le esigenze, dalle fondamenta al tetto, con soluzioni tradizionali all'avanguardia, con servizi personalizzati per ogni esigenza, dalla progettazione edilizia alla realizzazione di case in legno. Ampi spazi espositivi ti aspettano nello showroom Abimat. Qui troverai un'ampia scelta di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, oltre che l'Abimat Color Collection, con una palette di 72 colori e sfumature cromatiche studiate e create ad hoc per rispecchiare le tendenze del momento. Un team esperto in progettazione di interni ti accompagnerà per soddisfare il tuo stile e i tuoi gusti. Bigmat,
Il tuo sogno è la nostra realtà. Trova il tuo punto vendita Bigmat in Calabria su bigmat.it. È possibile mantenere pulito un veicolo industriale? Certo. E come? Beh, semplicemente scegliendo Sud Lavaggio, il primo lavaggio industriale del Sud Italia certificato ATEX, dotato delle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. Sud Lavaggio si estende su una superficie di 10.000 metri quadrati. Due piste di lavaggio dedicate alle cisterne adibite al trasporto chimico, ognuna dotata di un sistema di aspirazione completo di abbattitore per odori con depuratore filtro a carboni attivi. Un impianto all'avanguardia per una pulizia completa con rilascio certificato di bonifica. Una pista di lavaggio dedicata alle cisterne adibite al trasporto alimentare con rilascio di certificato secondo le normative vigenti EFTCO Food per il certificato di lavaggio europeo ECD. L'impianto dispone anche di un portale di lavaggio esterno rapido automatico che in autonomia eroga prodotto chimico e spazzola l'intero veicolo, oltre ad essere dotato di lava chassis a passaggio ad alta pressione laterale. Inoltre, il portale di lavaggio servito dispone di un ponte fisso rialzato per effettuare un accurato e dettagliato lavaggio chassis e ingrassaggio, eseguito da personale specializzato e qualificato. E poi c'è uno spazio dedicato al lavaggio delle vetture in modalità self-service e servito con tecnologie di ultima generazione. Sud Lavaggio offre tanti altri servizi. Area parcheggio per breve o lunga sosta, bagni con docce per autisti, shopping car, area ristoro. Un veicolo pulito migliora l'immagine della vostra azienda. Scegliere Sud Lavaggio significa affidarsi a un team di professionisti per risultati impeccabili. Ci trovate nella zona industriale di Lamezia Terme, Papa Benedetto XVI, area ex SIR, lotto numero 21. Saremo lieti di consigliarvi il servizio più adatto alle vostre esigenze. Sud Lavaggio. Qualità e professionalità sempre al vostro servizio. www.sudlavaggiosrl.it. Info 0968 46 21 87. Beh, va detto un'altra cosa, perché vedete, i soldi che si bruciano. Soldi che si bruciano. Allora, all'ingresso. Un attimo, lei è il signor? Doria Salvatore. Salvatore, buongiorno. Allora, abbiamo all'ingresso una. Cos'è? Una gru. Una gru che serviva per prendere le barche, però dice che non ce la fa a prendere le barche. È declassata. Quella gru montata come andava, montata era 6 tonnellate e mezzo. È stata declassata a 2 tonnellate e mezzo e manca una mezza colonna. Perché. Quanto hanno speso? Tra quella gru, muletto e rastrelliera, 800.000 euro. Sono tutti fermi. 800.000 euro bruciati così. Potevo comprare il comune, i pontili e montare il comune i pontili. Cioè, e i pontili. Con 800.000 euro potevano comprare i pontili e montarli loro. I pontili erano del comune, li mettevo in bando per la gestione. Quando finiva il bando? Lavoravi bene, cambiavi. Vai, i pontili sono i miei. No, che io monti i pontili, poi. Devo smontare. Cioè, quello che hanno speso la gru e quel muletto fermo, da quanti anni è fermo quel muletto? Sono 4-5 anni. 4-5 anni nuovo. Io ero entrato dentro un giorno a fare le riprese, la regia ce l'ha di quel muletto al porto. Sì. Un altro muletto importante. Quello. Sì, quello sì. Quello è un muletto che scende in negativo, quindi vanno le punte in acqua, tu sali con la barca, è una cosa. Le posso dire una cosa? Allora, se questo danno qua l'avevamo fatto
Io o lui, a quest'ora c'avevano... Eravate in galera? Sì, ci avevano messo pure le manette ai piedi. Pure ai piedi? Le palle, sì. Cioè, io ci credo a sta cosa. Lei sta dicendo una grande verità. Qua non è... Cioè, il cittadino si muove e lo arresta. Per loro questo non è disastro. Da me sono venuti quelli dell'Arpacal per due ruote... Era un disastro. Sì, prima mi hanno detto che se facevo lo smaltimento... Due ruote, stiamo parlando di quattro ruote, una mezza carena... che non mi facevano niente. Dopo che ho speso i soldi per lo smaltimento, gli ho portato le ricevute, poi si sono presentati pure con il verbale di 6.500 euro. Buongiorno. Capite, c'è una legge che funziona con due... fare il loro mestiere perché non capiscono niente, prendono gente ignorante. Sono tutti ignoranti. Non ignorano le cose, la legge, ignorano tecnicamente. Come diceva una volta, durante il periodo del Covid, vi ricordate, Briatore disse al governo, per parlare di ristoranti e di sala dovete mettere in commissione un cameriere, un maître, dovete mettere chi fa questo mestiere. Se tu metti un burocrate che non capisce nulla, che non ha mai fatto l'albergatore, il cameriere, non capirà nulla delle esigenze dell'albergatore. Un'altra cosa, su chi? Il 2019 ho partecipato al bando, sì, che hanno fatto dei lotti sulla spiaggia, ok? Mi sono andato a rateizzare 35.000 euro che avevo di insolito con Equitalia, sono stato l'unico fest italiano che è andato là. Dopo che ho vinto il bando, che mi dovevano rilasciare la concessione, sì, mi hanno detto di no, che mi risultava un verbale, e a qua vi ha ammazzato. E stiamo lavorando abusivi, mo dopo che abbiamo salvato la stagione ai diportisti, io e lui, dalla mattina dalle 3 fino alle 8, alle 9 di sera. Mi piace come parli. Sì, se ne sono venuti all'ultimo della vendemmia a prenderci le misure per farci il verbale per l'occupazione abusiva del suolo che abbiamo occupato. Siamo alla... Lì io avevo vinto la concessione, avevo speso 6.000 euro di recinzione per tenere pulito. Cioè, facciamo la guerra a chi deve portare risorse future, sì, in questo territorio, e poi vengono i profughi, 500 profughi, abbandonano la barca, si affonda la barca, avvelenano nel mare e nessuno paga. Ma che stato è questo? Io ne ho avuta una in... Nello stato inteso chi governa la città, chi governa tutto questo, e vediamo se ci giriamo da qua, dalle palle al legno, al ferro, all'abbandono totale. Si rientra. E allora avete visto come ha parlato quel signore? Quel signore, gentilmente, Franchisè, così si dice, ti chiamano Franchisè? Selvagè. E Vanni Cedro, che bel panè francese. Bel panno, mi rimandi indietro il signore Bassino che parlava, che ha detto delle cose interessanti. Cioè, cosa succede? Fanno il disastro ambientale tutti e non si muove foglia, non accade nulla, compreso il disastro che hanno fatto del porto. Io chiedo ai magistrati e lo chiedo al procuratore Gratteri. Quella barca che affonda, regia, e che affonda per colpa e per negligenza da parte di chi doveva controllare, chi aveva in carico quella barca, che è stata lasciata a una società di Como. Quando è successo quello che stiamo vedendo, dov'era la società? Chi erano gli uomini? La parte ambientale, il veleno che hanno buttato con tonnellate di gasolio lì che ha inquinato il mare, mi dicevano delle pietre nere che c'erano lì dovute all'inquinamento. Chi paga il danno? E poi, e lo dico, vieni, dammi la telecamera, e poi i vigili urbani, la capitaneria di porto, voi, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, chi è preposto a controllare il territorio? E lo dico agli amici delle forze dell'ordine, sapete la stima che c'è per voi, ma non c'è misura. Al piccoletto quasi lo arrestiamo e poi gli altri possono fare il disastro che vogliono. Siete forti con i deboli e deboli con i forti. Fallo sentire cosa dice quel signore. Che un altro poco mancava che l'arrestassero. Ma non è bella sta cosa, lo dico agli amici delle forze dell'ordine, ai magistrati, perché non è possibile che tutto passi e nel nostro territorio possono fare quello che vogliono. Vai. Posso dire una cosa? Allora, se questo danno qua l'avevamo fatto
Io o lui, a quest'ora ci avevano... Eravate in galera? Sì, ci avevano messo pure le manette ai piedi. Pure ai piedi? Le palle, sì. Cioè, io ci credo a sta cosa. Lei sta dicendo una grande verità. Qua non è... Cioè, il cittadino si muove, lo arresta. Per loro questo non è disastro. Da me sono venuti quelli dell'Arpacal per due ruote... Era un disastro. Sì, prima mi hanno detto che se facevo lo smaltimento... Due ruote, stiamo parlando di quattro ruote, una mezza carena... che non mi facevano niente. Dopo che ho speso i soldi per lo smaltimento, gli ho portato le ricevute, poi si sono presentati pure con il verbale di 6.500 euro. Buongiorno. Capite, c'è una legge che funziona con due... fare il loro mestiere perché non capiscono niente, prendono gente ignorante, sono tutti ignoranti. Non ignorano le cose, la legge, ignorano tecnicamente. Come diceva una volta, durante il periodo del Covid, vi ricordate, Briatore disse al governo, per parlare di ristoranti e di sala dovete mettere in commissione un cameriere, un maître, dovete mettere chi fa questo mestiere. Se tu metti un burocrate che non capisce nulla, che non ha mai fatto l'albergatore, il cameriere, non capirà nulla delle esigenze dell'albergatore. Avete sentito? L'esempio che faccio io di Briatore è così. Quando il governo, vi ricordate, il lockdown, emise una commissione di 10, 20, 30 specialisti di ogni settore, ha messo gente che non c'entrava nulla con i camerieri, con la ristorazione, con l'albergatore. Cioè, se tu vuoi parlare di albergatore, ti metti in commissione un presidente di Federalberghi, ti metti Bocca, che è il presidente nazionale di Federalberghi. Se vuoi chiamare... parlare di cucina, metti un grande chef, un cuoco che ha un ristorante con 50 dipendenti e sa di che cosa sta parlando. Perché qui viene sempre premiata la politica, il trombato di turno, il posto di sottogoverno, e lo stipendio, e cioè viene dato dei benefit a chi sono stati trombati nell'ambito politico e poi i professionisti e la gente per bene che capisce le cose vengono lasciati fuori. Io non sono d'accordo che vengono sempre presi di mira la povera gente. Io non sono d'accordo che viene presa di mira la gente che lavora dalla mattina alla sera e devono pagare per gli altri, perché non siete in grado di bloccare quel sistema criminale spesso dei poteri forti. Questo lo dico e non è giusto. E allora... andiamo in pubblicità perché veramente non se ne può più. Poi sentiremo un giovane, mi ha scritto una mail, Bartolomucci, Fabrizio, mi dice mi prenoto per l'incontro per parlare della situazione paradossale del trasporto su ferro nel Vibonese. Ben due ferrovie transitanti ma inutili per il territorio per l'assenza di stazioni utili. Ma questo è uno che ha sempre parlato di progetti, è uno che... vediamo cosa ci dirà nel contesto della trasmissione. Dopo la pubblicità torniamo in diretta con l'articolo 21. Noi andiamo in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30. La replica è tutti i giorni a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, il venerdì in prima serata alle 21.30, domenica il meglio alle ore 21. Tra poco. È difficile rinunciare a Caffè Guglielmo, è impossibile.
Caffè Guglielmo è molto di più di un semplice caffè. È il risveglio al mattino, è l'energia che dà il via al lavoro, è il desiderio di una pausa relax in buona compagnia, è una ricarica di gusto per il palato. Caffè Guglielmo è una combinazione di aromi e sapori dal gusto intenso e deciso. Nei nostri store troverai tante idee regalo, le confezioni speciali, le caramelle e le nostre delizie al cioccolato e ovviamente tutte le miscele Guglielmo in capsule e cialde, oltre a un'ampia scelta di bevande per tutti i gusti. Disponiamo delle capsule monodose compatibili con i sistemi Nespresso, Lavazza a modo mio, Dolce Gusto e Lavazza Espresso Point. Per avere un caffè buono è indispensabile una buona macchina da caffè. Scegli quella più adatta a te come le nostre macchine a capsule, pratiche ed eleganti per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è semplice e veloce. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere il pulsante. In pochi secondi la bevanda calda e aromatica è pronta. Il modo migliore per rendere perfetto ogni momento della giornata. Caffè Guglielmo, solo per veri intenditori. www.caffeguglielmo.it. Da molti anni, Genius Gastronomia si dedica alle specialità tipiche della nostra terra. Ogni giorno portiamo emozioni sulle vostre tavole per farvi ritrovare tutto il gusto della tradizione. Lo facciamo con passione, seguendo le antiche ricette. Nascono così alcune eccellenze. Sua Maestà il Morzello, piatto unico e gustoso. Polpette al sugo, amate da ogni bambino. Arista di maiale al forno, per palati esigenti. Piatti pronti in 3 minuti e perfetti in ogni occasione. Le pietanze sono preparate artigianalmente con ingredienti naturali e selezionati. Cucinati e posti in comode vaschette. Novità, specialità barbecue pulled pork affumicato. Una delizia dal sapore autentico e inconfondibile. Per degustare i sapori di una volta, occorre individuare chi custodisce tali tradizioni. Noi abbiamo pensato di dare a tutti questa possibilità. Per questo ci trovi nei migliori supermercati della tua città. Genius Gastronomia, maestri del gusto. www.geniusgastronomia.net. Indietro regia, perché sono in studio in diretta, volevo parlare proprio dell'azienda. So che in questo periodo di Natale, se ripartiamo un attimo proprio con il lunedì 5 Frondi a Melicucco per i mercati settimanali, una grande occasione per la città per trovare lo stock a 5 Frondi di Melicucco. Poi abbiamo il martedì a San Giorgio Morgeto, Molocchio. So che stock, grande azienda, è presente sui mercati per accontentare tutti. Il mercoledì siamo a Merito, Porto Salvo, Palmi, Angolo Cimitero. Guardate la qualità, lo stocco, lo spessore, le ventricelle, la grande qualità. Il giovedì a Serra San Bruno, Villa San Giovanni e Tauranova, i mercati settimanali di Stock e Stocco. Ma poi dopo giovedì andiamo al venerdì. Abbiamo Soverato, Locri, Reggio Calabria, Largo Botteghelle. È presente dovunque Stock e Stocco. Andiamo un attimo in chiusura al sabato a Bovalino, Vivo Valencia, a Tropea. Lo trovi nei mercati, il grande Stock e Stocco, tanti mezzi che vi accontentano. Mifral Expert Calabria. Gli esperti siamo noi e siamo sempre insieme a voi. Scuola, lavoro e tempo libero. Il nostro obiettivo è offrire sempre prodotti di qualità con la migliore tecnologia. Ogni giorno ci impegniamo per garantirti la migliore esperienza di acquisto. Ti seguiamo in ogni momento, dalla consulenza alla fase post vendita, guidandoti nella scelta dei prodotti adatti alle tue esigenze. La soddisfazione del cliente viene prima di tutto. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova, per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Mifral Expert Calabria, la storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.expertonline.it. Mifral Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui 5 Frondi, presso il centro commerciale I Portali Corigliano Calabro. Mifral Expert Calabria,
il bello di fare shopping. Grillo Telematico. Da 25 anni proponiamo su tutto il territorio regionale soluzioni per il tuo business. Grillo Telematico è vendita e assistenza hardware e software per la gestione del magazzino e delle vendite. Casse automatiche self-checkout. Assistenza su misura. Ti seguiamo anche in remoto. Personalizzazione delle soluzioni scalabili per darti ciò di cui hai bisogno. Il nostro team saprà consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze, rendendo la gestione del tuo negozio facile, intuitiva e veloce. Grillo Telematico. Portiamo l'avanzamento tecnologico nella tua attività. Finanziamenti con BCC Leasing e pagamenti personalizzati. www.grillotelematico.it. Grillo Telematico. Via Rocco Chinnici, 2V, Cosenza. Info 0984 48 31 26. 0984 34 595. Ora torniamo, vediamo un attimo perché abbiamo mandato il servizio, ce l'abbiamo alcune immagini, alcune interviste legate al maltempo, perché guardate quello che è successo sabato ancora ricade su tantissime famiglie, su tantissime imprese che non hanno forza neanche per parlare. Abbiamo quei servizi che avevamo fatto, vi ricordate quello dello scolo dove c'era precisamente il vigile del fuoco a Squillace insieme a quel signore che raccontava che l'unico sfogo di un paese, non so con quanti abitanti, 10, 15 mila, quello che c'è lì su Squillace Lido, scorreva esclusivamente da un piccolo sbocco che dove non poteva, non può accontentare tutto il territorio. E molti cittadini sono arrabbiati, nel frattempo in attesa di altre famiglie che vogliono dire la propria, perché vedete, ecco, questa è la parte, bene, allora, Copanello Staletti, Squillace, sentiamo un attimo quel pezzo legato a quel torrente. E lì si è sfiorata pure la tragedia. Grazie sindaco. Quello che stiamo vedendo in questo momento, amici di Articolo 21, e domenica qui abbiamo testimonianze dirette. Cosa è successo? In pratica questa notte qui. Intanto questo cos'è? Cos'è questo? Questo sarebbe lo sfogo, il canale che dovrebbe raccogliere l'acqua quasi di tutto quello che c'è lì. Questo? Sì. Cioè, e poi tra l'altro stanotte siamo venuti alle 3 ed era tutto a parte, abbiamo visto il taglio. Questo è l'unico sfogo. Sì. Buongiorno ai vigili del fuoco. Scusate, ma questo è l'unico sfogo della città? Sì, sì, ci hanno detto questo qua che è l'unico che abbiamo. Cioè, tutto quello che è successo questa notte, un fiume d'acqua sfoga qui tutta la città, tutto Squillace. Perlomeno così ci hanno detto allora, noi. Allora, questa zona qua, lo sfogo è questo, al 1000 per 1000. Che poi tra l'altro era tutto pieno di stentaglio. Cioè, così non lo porto io con le mani, come ho potuto stanotte. Ero verso le 2-3 di notte. Però come vedete... E adesso va a mare, giusto? Sì, questo va a mare. Tecnico è che le vigili del fuoco... Io sono il caporeparto Donato. Ah, signor Donato, il caporeparto dei vigili del fuoco. Tecnicamente cosa è successo? Perché qui si parla di responsabilità di cittadini che vogliono pagare i danni. Chi risponde dei danni? Intanto, si sono salvate le vite e questo è importante. Questo è importante. Però voglio dire, tutti quanti sono allagati perché effettivamente non c'è un drenaggio di quest'acqua che possa andare a valle. Ma anche il drenaggio. Il drenaggio. Quindi la responsabilità è le costruzioni fatte in maniera... In questo caso quando è stato fatto il villaggio, quello che è stato fatto il qua... Il villaggio, tutte queste abitazioni qua. Tutte queste abitazioni. Quindi automaticamente come drenaggio ci hanno detto a noi che siamo venuti gli inquilini qua dell'apposto, ci hanno detto che l'unico posto è questo qua. L'unico sfogo? L'unico sfogo è questo. Noi pensavamo vicino alla ferrovia perché là ci sta un altro allagamento, vicino alla ferrovia se ci stava un drenaggio invece non ci sta, quindi l'unica parte dove possiamo operare è questa, dove possiamo scaricare. Piano regolatorio, abusivismo, costruzioni, qualcuno parla, certo non mi può rispondere lei, assolutamente, si parla di costruzioni che sono al di sotto della strada, dice che è normale che si allagano i garage, si allaga tutto. Infatti ci stanno persone che hanno messo delle barriere, che però non hanno fatto in tempo, tipo dove stiamo operando adesso, avevano messo delle barriere per non far defluire l'acqua sotto nei garage. Questo non ha fatto in tempo, per cui l'acqua è andata sotto. Qualcuno ha perso le macchine del garage. Anche ufficio, garage che erano
preposti anche su zone costruite regolarmente. Senta, cosa i danni calcolati e le chiamate che ha avuto questa notte? Come danni non si possono, a prescindere dal fatto che io ho operato qua, abbiamo un allagamento in un palazzo che però non possiamo operare, appunto perché non possiamo. Dove c'è il gommone dei vigili del fuoco? Dove ci sta il gommone, perché non possiamo far defluire quest'acqua. L'unica parte che noi possiamo operare attualmente è questa qua, dove abbiamo. Quante tutto... chiamate ci sono state tra Cadanzaro Lido, Cadanzaro, Squillace? No, questo non lo so. Io faccio parte del comune del distaccamento di Soverato. Di Soverato. E quindi noi siamo autorizzati dal comando di Cadanzaro a spostarci. Cosa vi hanno detto? In che tempo, stanotte, avete fatto degli interventi? La squadra che mi ha preceduto, sì, tutta la notte. Io ho montato di servizio alle 8 di mattina. Bene, grazie. Bene, ecco, questa è la situazione, vedete, l'unico sfogo della città di Squillace è questo canale. Se non è pulito, cosa accade? Se non è pulito... Il sindaco ha detto che era pulito. No, per adesso grazie a Dio è pulito. Va quindi... bene, grazie. Vedete un attimo, signori, questo è l'unico canale di sfogo della città che va a mare, questa è la situazione. Noi continuiamo ancora, grazie. Sono con il sindaco da questa notte in prima linea. Il sindaco di Saletti, purtroppo sono notizie che derivano dalle costruzioni, derivano dalla bomba d'acqua, derivano dai problemi che ha questo territorio, il dissesto idrogeologico. Sindaco, qual è la situazione attuale e le chiamate che lei ha avuto? Vabbè, io sono intervenuto subito perché mi ha allertato la Protezione Civile insieme alla Prefettura e siamo intervenuti insieme all'ANAS, che è stata veramente diligente nell'intervento per sgomberare la frana che si era creato a ridosso del bivio che va dove c'è il Vista, il locale Vista di Copanello, il piazzale Marincola. E per tutta la notte si è lavorato, la strada alle prime luci dell'alba era già sgombera. Ma dentro la galleria dei ragazzi sono rimasti bloccati. Sì, lo so, sono rimasti bloccati. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone. La prima cosa con ANAS abbiamo messo in sicurezza le persone. Hanno aperto i loro locali di Copanello, sono serviti da appoggio per le persone che erano rimaste in panne sulla strada e poi si è dato seguito alla... Un muro crollato del villaggio Guglielmo. Allora, l'acqua di stanotte è stata terribile, c'è stata una cosa mai vista. Io alla mia età non ho mai visto una cosa del genere. Chiaro che poi contribuisce non solo l'acqua, ma contribuisce anche il dissesto idrogeologico, le infrastrutture che mancano. Vediamo Copanello, di Copanello sapevamo benissimo che c'era una rete per le acque meteoriche insufficiente, tant'è che noi ci eravamo portati tempo fa, quasi un anno fa, a predisporre un progetto che abbiamo presentato al Ministero degli Interni, che speriamo ci possano finanziare. Bene, torniamo in studio, questa è la situazione un po' che si è creata, altri tra poco interverranno di nuovo da Simeri, dove praticamente molti hanno avuto dei danni. Attenzione, noi parliamo anche di nuclei familiari che non si possono permettere la seconda, la terza alluvione, maltempo, non si possono permettere nulla di fronte a quello che è la crisi. Spesso ci sono anche anziani in casa che non hanno nessuno che li aiuti. Allora andiamo un attimo a collegarci invece con... Fabrizio Bartolomucci si trova a Vibo. Buon pomeriggio, Fabrizio. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, ciao caro, ti vedo bene, tu ci vedi, sì, sei perfetto, collegato, sì. Adesso la linea va benissimo perché prima, poco fa, i tecnici ci dicevano che avevi un problema di collegamento. Allora, c'è un progetto legato alle stazioni ferroviarie, ai transitanti. Cioè, cos'è? Vediamo questa mappa che c'è e che tu stai vedendo anche nel ritorno, no? Ci vuoi un attimo raccontare le stazioni di Vibo? Cos'è? Che progetto è? Fammi capire, Fabrizio. Allora, dunque, come qualcuno che conosce, diciamo, la situazione vibonese sa, qui passano ben due ferrovie che però praticamente non servono alla cittadinanza. Un attimo, che abbiamo anche un treno, scusami Fabrizio, il famoso treno che ci portava a Tropea, quello turistico estivo, se ce l'avete, visto che abbiamo anche delle immagini in virtù anche di quello che parla, uno mi trova anche un'immagine di quello che abbiamo fatto, perché lui parla nel servizio di stazioni dove noi con il famoso treno dell'estate, quello per Tropea, te lo ricordi Fabrizio? Sì, solo per Tropea però, e questo è il punto. Motivato ecco, il collegamento legato a quel treno, prego. Esattamente, cioè praticamente quel treno funziona per circa 20 giorni
per il percorso Lamezia Tropea. Bravo. Perché poi per il resto dell'anno gira vuoto, a me mi passa costantemente davanti e non c'è mai nessun passeggero a bordo. Ce ne sta qualcuno appunto che sale a Lamezia e scende a Tropea. Ah, perché Scusa Fabrizio, quel treno lavora anche d'inverno uguale? Certo, a parte che la domenica funziona anche d'inverno, però praticamente lo usano solo i dipendenti delle ferrovie verso la mattina e nessun passeggero. Quando praticamente attraversa numerose località anche abitate, residenziali, turistiche, che però senza fare stazioni. Per esempio a Pizzo, e per cui la stazione... Ma noi abbiamo una fermata proprio a Pizzo lì d'estate, dove c'era all'epoca un assessore, mi ricordo, c'è stata l'accoglienza, quindi anche d'inverno se si ferma a Pizzo non c'è nessuno. No, ma neanche d'estate, perché essenzialmente la stazione sta a circa 5 km oltre il centro e 8 km dalla zona, diciamo, della Marinella, dalla parte opposta, da fare praticamente sotto il sole, ti immagini cosa... È vero. Nel senso, però la ferrovia in realtà percorre tutto il paese, quindi con costi veramente molto limitati si potrebbero fare delle piccole stazioni a Langidola, la Marinella, anche a San Francesco, che potrebbero cominciare a fornire un servizio di metropolitana del mare, con costi appunto per la stazione Pizzo Marinella si tratta proprio veramente di pochissimo, perché la ferrovia passa esterna, non ci stanno nessun problema, questa qua praticamente potrebbe essere qui oppure anche in altri... Le immagini che stiamo vedendo è il tuo progetto? Sì, questo era... Cos'è? Me lo vuoi commentare, per favore? Sì, questa era un'idea, cioè qua, questo è il primo posto che è stato individuato, essenzialmente c'è questo ponticello, avevamo fatto una manifestazione, ho realizzato un manifesto e l'ho messo sopra. Per le stazioni ho buttato giù un'idea, diciamo, molto economica, che potrebbe qualificare anche le stazioni presenti come quella di Tropea, cioè di riprodurre praticamente due conchiglie parzialmente sovrapponentesi in vetro e in acciaio, che praticamente permetterebbero di rinfrescare, di avere aria rinfrescata, perché chiaramente sale verso l'alto, e qualificherebbe anche il territorio e avrebbe dei costi molto ma molto la situazione bassi. Oggi Fabrizio Bartolomucci, che è uno che sta lavorando sul suo progetto da tempo, ma qual è la soluzione? Intanto le stazioni del Vibonese, quali sono le condizioni? Pessime, nel senso, perché c'è nel Vibonese c'è la stazione, a parte Tropea, che chiaramente la stazione sta vicino al centro, poi c'è Vibo Pizzo, che sta praticamente a 8 km in montagna, Pizzo, che sta a 8 km al di là della montagna, cioè praticamente, infatti, tante volte parlo con i cittadini, ma perché c'è un treno? Mi chiedono, neanche lo vedono. Cioè talmente si sono immunizzati all'impossibilità di prenderlo, che praticamente neanche se ne rendono conto. Qualcuno confonde le due linee che passano, diciamo, quella sopra e quella che passa per Tropea, quella sotto va a Vibo Pizzo. Cioè c'è una totale confusione. Hai ragione, perché la stazione a Vibo dove rimane? Scusami, rimane distante dal centro. Sa 8 km, chiaramente. Da Vibo Marina? No, la stazione di Vibo Pizzo sta su Via Nazionale, sta a circa 5 km dal... È vero, dove la stazione centrale di Vibo e la stazione di Pizzo sono molto trascurate anche dalla comunicazione. Io credo di non abbiamo immagini noi della stazione di Vibo, è vero? No, la stazione di Vibo... Eccola qua, Vibo Marina, la vediamo, eccola no, qua. No, questa è Vibo Marina. No, Vibo Marina, a Vibo Marina in qualche modo si arriva, per quanto non è che proprio sia al centro del paese, ma Pizzo è praticamente impossibile, perché chiaramente da Pizzo, non so se c'è mai stato, ma a Pizzo si trova la stazione proprio al termine del paese, molto vicino a Vibo Marina. Scendendo lì praticamente è impossibile raggiungere il centro, perché sono 5 km di una stradina molto stretta, infatti tutti chiaramente si muovono in automobile. Cioè vuoi dire che una volta arrivati a Pizzo non sai come tornare al centro?
No, non sai come andarci proprio. Cioè, ah, proprio... Praticamente nessuno ci va. Cioè, non cioè, so scusa, io turista ho un villaggio, ho un albergo a Pizzo e arrivo alla stazione di Pizzo. Cosa mi accade? Che niente. Cioè, rimani là. Come rimango là? Scusa. Scusa. O si chiama un taxi che ti fa 40 euro per fare il percorso. Se non ci stanno navette, non c'è nulla, cioè né dalla stazione di Pizzo proprio niente, perché praticamente è impossibile, perché la stazione di Pizzo sta incassata praticamente dentro una stradina piccolissima, di solito dopo, congestionata dopo con Pizzo, macchine. Cosa abbiamo dopo Pizzo? Briatico? No, dopo Pizzo abbiamo Vibo Marina. Pizzo, Vibo Marina, Briatico, giusto? Sì, mi pare di sì. Briatico, una piccola stazione che noi abbiamo visto anche nelle immagini. Sì. Sempre, attenzione, stiamo parlando di stazioni dove non c'è un bar, un ristoro, un qualcosa di tranquillo, cioè, diciamo sono stazioni chiuse. Sì, ma poi oltretutto, chiaramente Pizzo è il centro diciamo più grande del... Facciamo vedere anche Pizzo nella sua bellezza, no? Pizzo nel senso, quindi cioè, oltretutto Briatico, vabbè, chiaro, è un paese molto piccolo. Anche Tropea, per quanto sia, però è un paese dei 3.000. Cioè, più grande Pizzo che Tropea? Direi, Pizzo sono 9.800 abitanti, è molto grande. E poi sarebbe praticamente il servizio ferroviario, potrebbe fargli una metropolitana interna, nel senso, perché i diversi, praticamente Pizzo è come se fossero quattro città diverse, perché c'è la zona della Marinella, la zona della Marina, la zona storica e la zona diciamo moderna di Via Nazionale, che praticamente sono irraggiungibili una con l'altra, che però hanno a piedi chiaramente, però hanno tutte, almeno tre, sono percorse dalla ferrovia. Quindi basterebbe fare delle nuove stazioni, molto economiche, nella zona della Marinella, nella zona del centro. Scusa Fabrizio, ma perché non hanno mai investito su località importanti come Pizzo? Ma veramente non hanno investito da nessuna parte, perché il problema fondamentale è che mancano le competenze. Pizzo, Repubblica, Ferrovie, cos'è? La Pizzo Repubblica sarebbe Piazza della Repubblica. Ah, Piazza della Repubblica e Marina, ok. Cioè, sì, questa sarebbe quella un pochettino un po' più complessa, nel senso perché sarebbe sotto la sotterranea e vabbè. No, però voglio dire, il problema fondamentale è che quasi tutti quelli con cui ho parlato, a partire da Gallipo, Musmanno, Laurico, Vandaferro che ha fatto un'interrogazione, tutti si sono mostrati interessati. Poi però quando si è trattato di mettere a terra l'idea, sono tutti spariti. L'idea che mi sono fatto è che chiaramente mancano le competenze, perché chiaramente, come si sa, i comuni, le province, le regioni... Ma scusa, ma tutti questi politici li hai incontrati durante le elezioni? Ma l'ho incontrato in tutti i periodi. Il Musmanno l'ho incontrato... Musmanno era il professore, uno è bravo, non era uno... Sì, però neanche lui ha fatto nulla. Non ha fatto manco niente, Musmanno. No, non ha fatto nulla. Adesso l'ultimo è stato il sindaco Pititto, il nuovo sindaco. Pititto di Pizzo, che dice Pititto? Allora, lui appena, prima delle elezioni... Ce l'abbiamo nelle immagini a Pititto pure, ragazzi? Sì, prima delle elezioni, dopo le elezioni, ha fatto un articolo che dice sì, miglioreremo le stazioni che ci sono, faremo nuove stazioni, eccetera, eccetera. Ora adesso, l'altro ieri, è uscito con un nuovo articolo, risuscitiamo l'ascensore e facciamo le navette, parcheggia la Marinella con le navette che arrivano al centro. So se qualcuno conosce le strade che vanno via Prangi, è una strada minuscola che se ci percorrono pure le navette si blocca tutto. Perché chiaramente ha chiamato la regione dice ma io chi me lo fa queste cose, io ho tutti LSU intorno, cioè chi me lo può fare un progetto di questo genere? E quindi alla fine ha alzato il telefono, ha chiamato la signora dei Pullman e dice allora me lo organizzi, ti do 10 milioni e me fai un po' il servizio Pullman e si è risolto tutto il problema. Come si fa sempre, come ha fatto Orso Marzo con Calabria Straordinaria. Si potevano spendere quei soldi per potenziare le infrastrutture, non si è potuto fare perché non c'erano le competenze, soldi ai Pullman
e servizio di trasporto. Se tu stai dicendo non sono in grado di gestire, di fare nuove progettazioni, danno l'incarico ai soliti pullman, le solite situazioni. Certo, certamente, perché quello chiaramente non serve grande competenza, cioè alzi il telefono, chiami la compagnia dei pullman e dici fai un servizio pullman da là a là. Viceversa, per fare una stazione anche piccola ti serve il geometra, ti serve l'architetto, ti serve l'ingegnere. Chiaramente al comune, in provincia, in regione sono tutti all'S1. Senti, alla fine che idea ti sei fatto per chiudere? No. Alla fine che idea ti sei fatto per chiudere il servizio e l'intervista e la diretta? Come? Che idea ti sei fatto di tutto questo? Ti sei arreso? E che me so fatto idea? Pronto? Sì, idea? Sì, io ti sento. Che idea? Sì, 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 certo. Alla fine... Che idea mi sono fatto? Che idea mi sono fatto? Che tutti dicono, poi nessuno fa. Essenzialmente questo è il problema. Quindi si predica senso... bene, si predica bene, ma si razzola poi male. Questa ma no, ma più che altro, sì, ma si razzola, come dire, arrivano tutti con le buone intenzioni. Dice sì, facciamo questo. Al primo intoppo si bloccano allora. Ma no, perché non è il primo intoppo, girano per gli uffici, se trovano tutta gente che con la terza elementare, è chiaro che fanno, poverini, mi fanno pure un attimino compassione pure loro, pure ho chiuso, si era presentato con sì, faremo i concorsi, qualificheremo l'amministrazione, poi proprio alla trasmissione da lei si è preoccupato essenzialmente di come stabilizzare gli LSU precari di Rocinanti. Stai parlando di gente non qualificata, che non ha i titoli per stare dove sta? Ma essenzialmente per fare le cose che servono, cioè se per fare un documento è chiaro che uno impara, se vede un altro che lo fa e fa il documento, ma se devi fare una progettazione, devi fare uno studio geologico, devi fare una progettazione, devi contattare per le espropriazioni, è chiaro che ti servono, devi essere un architetto, un ingegnere, cioè qualificato essenzialmente. E queste competenze ormai sono sparite da tutta la Calabria, penso che questo me lo può confermare pure lei. Insomma, basta il problema sarà attuare i progetti del PNRR quando dovranno poi presentare questi progetti con le grosse difficoltà che ci sono e che praticamente mancano, molti hanno detto, le competenze. Senta, infatti torneranno tutti indietro come gli altri i soldi del PNRR, sicuramente qua non si spenderanno, perché serve a scrivere dei progetti. Progetti chi li scrive? Bene, ci fermiamo qui. Animatore sì. Mobilità Vibonese Fabrizio Bartolomucci, sì. Noi diciamo, so che con l'ex commissario di Pizzo, il prefetto Repucci, hai avuto molte discussioni, cioè più volte vi siete mandati a quel paese. Ma insomma, Repucci, poverino pure lui, non è che c'aveva... alla fine tutti sono nella stessa situazione, si trovano circondati da LSU e quindi poi alla fine gli scoccia pure dire... Però non attenzione, posso fare perché... scusami Bartolomucci, gli LSU e LPU, come chiamili come vuoi tu, i tirocinanti, è gente che in questo momento, se non ci fossero loro a 500 euro in nero, è lo Stato che assume persone in nero, i comuni potrebbero chiudere battenti. E beh, potrebbero fare concorsi. Cioè, banalmente. Sì, beh, è la stessa cosa del progetto che dici tu, ma intanto sono quelli non qualificati che tengono in piedi i comuni, gente che è pagata a 500 euro e che gli dobbiamo fare la statua se oggi ti fanno un certificato all'anagrafe o ti aprono il comune. Certo, questo lo fanno, ovviamente, però per percepire i finanziamenti non te bastano. Cioè vanno bene per farti il documento, la carta d'identità, sono bravissimi per fare questo. Cose che si fanno per praticantato, un po' come le botteghe artigiane del Medioevo, queste le fanno, cioè imparavano a battere il metallo, imparano a fare i documenti. Però se si tratta di fare cose più avanzate, per cui serve qualifica, è chiaro che non lo possono fare, ma poverini, non è che è un problema loro. Certo, se ti serve un geometra per fare uno studio approfondito della base su cui devi fare un intervento, e chi lo fa? Cioè, poverino che lavora in nero a 500 euro, bravissimo per quello che guadagna, ma quella cosa non la potrà mai fare, e i soldi mai arriveranno.
Cioè, non so se è chiaro il discorso. Bene, bene, grazie a Bartolomucci, grazie, grazie a Fabrizio. Avremo modo ancora di collegarci e di capire altro. Noi siamo sempre certo, disponibili, volentieri. Diamo voce a tutti e ogni pensiero, questa è la libertà sua, la mia libertà, di articolo 21 e di dare voce a chi non ce l'ha. E noi siamo sempre presenti. Grazie, grazie. Arrivederci a tutti. Grazie Bartolomucci, grazie. Allora, avete sentito quello che è una persona che dice: io sono competente, ho delle competenze e mi ritrovo in mano e mi ritrovo spesso davanti agli uffici, davanti a chi parla, gente che non è qualificata per fare progetti. Allora andiamo in pubblicità, dopo e vediamo se abbiamo l'ultimo collegamento da Sime di Mare, ancora con l'articolo 21. Segnalate al 393, intanto chi vuole entrare in diretta 7728223. Poi abbiamo una mail, qualunque problema avete, qualunque problema, di qualunque genere, di qualunque natura, è normale. Se c'è di mezzo il tribunale, ci sono di mezzo i magistrati, possiamo fare ben poco. Ma di altre ingiustizie, di altre situazioni dove subite dei torti, non avete voce, qualcuno vi tratta male, avete dei problemi in casa, nell'impresa, qualunque cosa accade, scrivete ad articolo 21, la mail che vedete lì, chiocciola, linopolimeni.it. Quindi scrivete lì nella mail, poi abbiamo la pagina Facebook, le puntate vengono caricate su YouTube, sulla pagina di Lino Polimeni quasi in tempo reale, domani troverete anche questa puntata, quindi voglio dire, tutti i giorni se volete la puntata dove andate un servizio basta andare sulla mia pagina di YouTube Lino Polimeni o la pagina di Facebook Lino Polimeni, come sempre. Andiamo, abbiamo, mi pare che ho visto il collegamento, Paolo! Sì, ci sono, Lino, ci sono. E allora, ma scusa, fammi vedere la strada, fammi vedere la strada, fammi vedere la strada. La strada è questa, mamma guarda. Mia, mamma, guarda. Mamma mia cosa c'è? Ma, fermati qua. No, questi sono i mobili del signore, vedete qua. Dietro ai mobili, portamelo dietro ai mobili, grazie. Eccolo, questi sono tutti i mobili del signore che si presenta. Mamma mia, buon pomeriggio, sono Lino Polimeni. Buon pomeriggio all'articolo. Allora, lei si chiama come? Salvatore Rocca. Signor Salvatore, è tutta la sua mobilia di dietro? Sì, sì, la mobilia di tutta casa mia. Tutta la sua, guarda lì, no? L'ho vista, sì, l'ho vista, ma quindi a casa cosa gli è rimasto? Il nulla, perché io, è il secondo alluvione che subisco. Nel 2018 c'è stata la stessa problematica e io dopo 4 anni ero riuscito, stavo ristrutturando la casa dai danni dell'alluvione del 2018. Per questo avevo sceso tutta la mobilia di casa mia nel locale deposito seminterrato e per cui ho perso tutto, cioè non c'ho più niente. Quindi la sua casa è stata completamente invasa dal fango? È stata invasa fino a un metro tutta il seminterrato e un metro sopra la strada. Cioè, scusi, ma io purtroppo avevo, essendo che stavo, ripeto, ristrutturando. Paolo, i danni, inquadra meglio il signore, Paolo, inquadra meglio il signore la testa, grazie. Così va bene. Io ripeto, io siccome stavo ristrutturando casa per i danni che avevo subito nel 2018, tutti i mobili, pure che erano nei piani superiori della mia villetta, li avevo trasferiti, depositati nella taverna. La taverna è stata riempita tutta, più un metro sopra. Cioè, scusi un attimo, signor, si chiama Salvatore? Salvatore, sì. Salvatore, scusi, lei ha detto la cantina, quindi 2 metri d'acqua, più un altro metro d'acqua. No, 3 metri di acqua più 1,5 sulla livello. Cioè, 3 metri d'acqua, 3 metri d'acqua nella cantina più un altro metro a casa sua? Sì. E che è successo? Lino, tu non hai idea di quello che c'è qua. Guardi, qui sembra Beirut. Guarda, ma te lo faccio vedere bene, guarda. Piano, gira. Fermo così. No, torna indietro. Fermo, vai un po' a destra, ancora. Guardate un attimo le villette. Fermo, immagine, questa. Signori, guardate la situazione. Siamo a martedì, stiamo parlando di domenica notte. Fino alle 4 del mattino c'è stata una tempesta d'acqua mai vista. Guardate un po', ma questa è la terza volta, signor Salvatore? No, per me personalmente è la seconda. 2018... 2022. Quindi hanno perso anche le macchine, le persone che avevano i garage. Sì. No, le persone, sì. Io ho perso le macchine, non macchine, è una moto pure. Macchine e moto. Che danno ha subito, signor Salvatore?
i danni, la prima perizia di 4 anni fa, che è stata una cosa forse meno lieve, era di 50.000 euro. Ora probabilmente saranno di più, non lo so più. Non ho come dire, le competenze per poterle dire di preciso. Ma... Salvatore, secondo lei, mi scusi signor Salvatore, sì, è stata costruita male la sua casa, le sue ville? Non doveva, almeno da quello che, come si dice, da voci di corridoio, secondo noi, gli anziani, qui c'era il letto di un fiume, non andava proprio costruito. Quindi chi ha costruito? E tanto meno i seminterrati, ancora a maggior ragione. Scusate, voi chi ha costruito sul letto di un fiume? Almeno così dicono le persone, questo le ripeto, sono voci che dicono le persone anziane che... Figuriamoci il sottoterra, no? Certo, è peggio. Ascolti... Quindi il fiume, siccome qui a 500 metri... E praticamente arriva dritto, poi hanno fatto una curva, quando si ingrossa per queste alluvioni va dritto. Scusate, chiamate Dino, se mi dai modo c'è un'altra famiglia che vuole dire la sua, un altro prego. Signore, quindi sì vai no, grazie, potevo aggiungere solo una cosa. Prego. Allora, noi per il primo alluvione abbiamo ricevuto un indennizzo di 5.000 euro che l'hanno denominato pronto immediato sostegno. Io l'ho ricevuto dal 5 di novembre del 2018, l'ho ricevuto dopo 3 anni e mezzo e ho dovuto documentare i miei danni, cioè io ho dovuto documentare la mia tragedia per avere dopo 3 anni e mezzo l'immediato sostegno, così chiamato. Grazie Salvatore, ha detto tutto. Grazie. Grazie Salva. Paolo. Grazie. Parlo dall'altra famiglia un attimo al volo perché io potevo andare via. Paolo. Signore, ci siamo, Paolo. Solo una piccola testimonianza perché... Vediamo un attimo un'altra. Chi è? Salve, buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Parliamo col signor Giorgio Gasparini. Giorgio, buon pomeriggio. I danni, vedo. Beh, a detta del signor Salvatore, hanno sbagliato a costruire in quell'area? Beh, gli sbagli probabilmente sono più di uno. L'area che non è geologicamente, idrogeologicamente idonea, probabilmente. Le costruzioni che sono una a fianco all'altra e quindi non consentono il deflusso verso il mare dell'acqua piovana, e quindi siamo in una sorta di piscina che trattiene l'acqua quando arrivano queste bombe d'acqua. Senta, dopo il 2018, oggi 2022, le case vengono depreziate anche economicamente, perdono di valore, giusto? Io credo che sia più che perso, azzerato il valore di queste abitazioni. Non credo che nessuno oggi verrebbe a comprare una casa qui. Cioè, Lino, sentivo gente che diceva: se io un indomani volessi vendere l'immobile, per quanto se lo spesa, compra, non se lo compra nessuno, perché sta avvenendo tutta questa cosa che stanno succedendo. Avete un ragionamento? Un attimo, il signore che si chiama di nome, scusi, mi ha detto il nome prima. Giorgio. Signor Giorgio, lei dice: abbiamo speso 100.000, 200.000, 300.000 secondo le villette e le case che ci hanno venduto. E allora la magistratura può andare a ritroso a capire oggi, con una class action fatta da avvocati contro il comune, contro chi ha autorizzato questi lavori, per ripagarvi dei danni che hanno subito tutti questi signori che sono stati, da quello che si sta dicendo e da quello che si sta raccontando, probabilmente non si poteva costruire e non si poteva dare l'autorizzazione a costruire in quest'area. Probabilmente è come dice lei. Quindi diciamo che provate a chiedere i danni o continuate a vivere così? Beh, adesso cercheremo di capire intanto nel momento dell'emergenza come uscirne fuori. E poi sicuramente abbiamo già costituito un comitato qui del villaggio Levante. L'occasione buona per farsi sentire sarà questa, sicuramente. Senta, signor Giorgio, quanti sono le abitazioni al villaggio Levante? 42? 42, 49 ville? No, 42. Però interessate sono una quindicina. Interessate perché sono la parte più bassa, quindi quella più facilmente invasa dall'acqua. Ok. Ma io... poi ci sono anche altri villaggi, il villaggio Ponente alle nostre spalle, il villaggio Maestrale, Porto d'Orra. Quindi è tutta l'area che è stata edificata con dei criteri probabilmente non corretti. Grazie. Non corretti. Grazie signor Giorgio, vediamo Paolo. La nostra famiglia ti saluta, sì, il signore.
Arrivederci. Grazie Giorgio, grazie, grazie. Io potevo andare via, sono pure con Paolo, fermati un attimo, stai lì Paolo, se tu oggi vuoi fare l'inviato, fai l'inviato, quindi che ti lamenti, stai fermo con me, no? Non di queste cose. Allora, non di queste cose, ma ho il telefono che sta per andare, quindi volevo farti Paolo, l'ultima. A chi? A chi? Anche voi... Un'altra signora, ci sono ma due poi... signore adesso. Vai, siamo a Simeri Mare, un disastro, danni per ogni famiglia mediamente di 50.000 euro. Yeah. Hanno costruito probabilmente su un fiume quello che dicono, che hanno raccontato. Queste sono le altre due signore che ho parlato prima. Signora, se vi fermate, se vi fermate un altro, la signora Barbara. Signora Barbara, buon pomeriggio, sono Lino Polimeni. Signora Barbara, signora Barbara, mi vede? Sono Polimeni, buon pomeriggio. Sì, mi vedo. Ciao cara, allora siete distrutti, siete come? Distrutti, siete stanchi, distrutti, stanchissimi, distrutti. Cosa vuole raccontare ai calabresi che la stanno guardando? Come? Cosa vuoi raccontare ai calabresi che vi stanno guardando? Oh, è una rovina, è una tragedia. Teniamo i soldi, lavoriamo una vita per poi buttare tutto. Questo le devo dire. Senta signora, non è il caso di capire e trovare le responsabilità? Sì, bisogna trovare le responsabili, perché c'è qualcuno responsabile di tutto questo. Quando lei ha comprato la casa, che garanzie ha avuto? Che era tutto in ordine, che era tutto a posto. Dino, la signora è molto segnata, quindi non, no, è meglio finirla qua, perché poi... Grazie Paola. Sono stanche, come dice anche quest'altra signora. Signora, buon pomeriggio, signora. Qua è Beirut, Beirut mi sa di sì, perché qualcosina c'è di, che ricorda quei momenti là, perché guarda cosa c'è, non è possibile. Fabio, possiamo andare, Fabio? Non è possibile una cosa di queste. Io voglio solo concludere dicendo una cosa. Se qualcuno domani non ha niente da fare, che venisse ad aiutare queste persone, perché ci sono persone invalide, ci sono persone che hanno bisogno d'aiuto. Qua c'è gente che fino a ieri aveva la lavatrice. Allora domani Paolo, domani è mercoledì se non erro. Cioè guarda lì no, ma di che cosa stiamo parlando? Domani arriviamo con le nostre telecamere. Ma sì, sì, per forza. Allora per forza, domani poi, veniamo perché già la situazione che noi stiamo vedendo dopo due giorni e in queste condizioni vorremmo registrare e trovare quattro giorni lì no, quattro giorni è sabato notte okay. Siamo domenica, lunedì, quattro. Martedì giusto, tre giorni divani, e mezzo divani, frigoriferi, televisori, cioè qua la gente è senza niente, una casa arredata non ha più nulla in casa, non ha neanche un bicchiere per bere, quindi penso che la situazione sia veramente tragica. Poi domani mattina, non a noi né a te, ma a vedere quello che bisogna domani fare. Mattina noi... domani mattina alle 10.30, dove rimane, avvisa, diamoci un punto di incontro con tutti, vengo nel villaggio. Vediamo qua, glielo dico che domani verrai tu con le tue telecamere, col tuo staff e facciamo qualcosa di villaggio, importante. Perché... Villaggio Levante, mi devo portare gli stivali da quello che ho capito. Ti conviene portarti stivali, caschetta, armatura, tutto quello che ti puoi portare, se c'hai anche, mo passami il termine. Una zattera o qualcos'altro porta, perché qua veramente cerchiamo di sdrammatizzare un poco, ma non è possibile. Qua serve proprio un gommone per venire qua a momenti. Grazie Paolo, grazie, abbiamo saluto, capito. Saluto grazie, tutti grazie, spettatori. Grazie più di Paolo. Non potevamo fare, Pomino ti saluta pure che ha dato una mano assurda. Grazie. Diamo una mano perché noi abbiamo tralasciato i social, perché penso che queste siano cose molto più importanti. E le persone hanno bisogno d'aiuto. Allora, quindi... grazie Paolo per la segnalazione. Ciao. Hai fatto bene, ciao. Ti devo ringraziare perché sei stato attento e non avevo capito veramente il danno enorme di Simeri Mare e di questo villaggio Levante. Io vorrei capire, parlare con chi ha costruito quelle ville. Vorrei chiedere, secondo quello che dicono gli antichi, i vecchi, gli anziani, i nostri nonni, lì passava un fiume, c'era un letto... C'era un fiume che passava, hanno costruito su un letto di un fiume. Ora, vorrei capire, se uno compra una casa, un notaio gli dà il timbro finale che può comprarla, il comune dice che sono costruite in maniera legittima, 2018, 2022, non è che ogni tre anni, due anni, questi devono buttare 50, 70 mila euro di mobili, macchine, moto, ma la cosa è incredibile che hanno perso quelle case, quelle 15, 20 case, il valore del mercato. Nessuno comprerebbe una casa ad abitarci in quella zona. Bene, anzi male.
andiamo in pubblicità, poi siamo alla fase conclusiva, questa sera la replica a mezzanotte. Domani saremo a Simeri, in questo villaggio Levante, perché noi facciamo il pronto intervento, non puoi trascurare una situazione e vedere che dopo 4 giorni ancora la gente è abbandonata in quella maniera. E qui veramente va detto, come ha detto Paolo, i giovani che prendono un reddito di cittadinanza e che non hanno nulla da fare. Vedo che ancora c'è la signora Ilaria. Vuole salutare Ilaria? Ilaria? No, ma è devastata. Ilaria, domani Ilaria, ascolta, domani saremo lì alle 10:30, partiremo proprio da voi, così intervisto papà, mamma e tutti quanti, e sto facendo l'appello non solo ai ragazzi, ma anche a Calabria Verde. Io adesso chiamo, dopo che finirà la trasmissione, chiamo l'assessore all'agricoltura e chiedo un intervento di Calabria Verde, con gli uomini di Calabria Verde, per darvi una mano in quella zona, perché non è possibile che ci sono 4.200 uomini di Calabria Verde che non sappiamo, sicuramente che stanno lavorando, ma non sappiamo che in questo momento di emergenza devono intervenire nei punti, guarda, nei luoghi. Guarda, noi adesso è crollato il muro, quindi abbiamo il muro a terra, ma noi donne come lo prendiamo? Ma nemmeno loro, perché sono pezzi grandi, quindi quelli dell'autoscudo non si possono nemmeno più aspirare il fango, cioè è tutta una cosa concatenata. Se noi non togliamo il muro, loro non ci aspirano il fango, giustamente, e quindi vigilia molto lontano del muro. La protezione civile da domani non viene più e oggi comunque non c'hanno più il muro. Io non so come. No, c'è bisogno qua di te, purtroppo so che è difficile, ma lo devi fare, perché vedere persone malate piangere sinceramente non è un bel segnale che mandiamo a casa, quindi io vorrei fortemente la tua presenza qua, perché noi calabresi sappiamo quello che tu riesci a fare nel tuo piccolo, perché poi tu non sei l'istituzione, l'istituzione sono altre persone, ma io non posso vedere un malato o una persona anziana piangere. Bene, non riesco a raccontarla. Grazie, grazie Paolo, grazie Ilaria, ci vediamo domani alle 10:30, alle 10:30, grazie a tutti. Ciao, torniamo in studio, grazie, grazie a loro, abbiamo sentito, visto quello che è successo, torniamo in studio con la diretta, grazie regia. E allora, regia, torniamo? Bene, ci siamo. E allora, avete visto la situazione, ma è mai possibile una cosa di questa? Cioè, io non posso giudicare in questo momento tecnicamente i lavori, i progetti, quello che è stato fatto. Però da quello che emerge già dal 2018, se non erro, in quella casa nel 2018 io ricordo un ragazzo, un vigilante, che è morto, non c'è più questo ragazzo, che era nel mondo nostro televisivo, anche con Kenny Camera, Mirante, Francesco Mirante, abitava lì con la compagna. Mi ricordo che nel 2018, con l'occasione, ricordo questo ragazzo che è morto per un problema di salute. Nel 2018 io andai con le telecamere. Sì, Francesco. Eh sì, Francesco Mirante era vigilante, l'ultimo periodo l'abbiamo visto alla cittadella regionale, molto, credo, 2 anni fa. Noi eravamo andati lì nel 2018, proprio lui aveva chiamato, avevamo visto insieme alla compagna, moglie, che è un avvocato, il danno che aveva fatto nella stessa zona. Quindi ricordo bene questi particolari. Quindi dobbiamo tornare domani mattina alle 10:30. Spero che, ascoltando anche l'assessore all'agricoltura, si riesca a mandare qualche uomo, a parte la protezione civile che mi pare che ha partecipato in questi giorni, credo che servono pale, servono delle braccia, servono uomini per aiutare questa gente. Dopo la pubblicità, i saluti finali, grazie. Nell'incantevole scenario naturale della Costa Viola, incastonato nello splendido borgo di Scilla, il Miramare Scilla Grand Youth Hostel è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del relax, del benessere e del divertimento. Ambienti eleganti e moderni, camere ampie e luminose dotate di ogni comfort, con vista mare direttamente sullo stretto. Una terrazza panoramica dove ammirare un tramonto dai magici colori, gustando cocktail e aperitivi in un ambiente molto chic. E per i più piccoli, un'area baby pensata per il loro divertimento.
Se invece stai pensando di trascorrere una vacanza in tutta libertà, scegli la Casa Vacanze, un accogliente, confortevole e spazioso trilocale, comodo ed accessoriato, ideale per una famiglia, perfetta per le coppie e anche per un gruppo di amici. Miramare Scilla Grand Youth Hostel, punto di partenza per escursioni, gite e passeggiate, immersi nei meravigliosi colori della natura, alla scoperta di Scilla e dintorni. Una vacanza, infinite emozioni. www.miramarescilla.it. Seguici su Facebook e Instagram. La salute dell'occhio è fondamentale per la qualità della vita. È necessario sottoporsi a controlli medici periodici, mirati a prevenire e diagnosticare l'insorgere di eventuali disturbi e difetti visivi. Il dottor Giuseppe Mingrone è un oculista e si occupa della cura e della prevenzione delle patologie che colpiscono gli occhi su pazienti di ogni età, dai bambini agli anziani. Esegue visite specialistiche con strumenti all'avanguardia per prestazioni diagnostiche e chirurgiche. L'esame della vista fornisce una valutazione accurata della tua capacità visiva e misura la salute generale dei tuoi occhi. Il dottor Giuseppe Mingrone riceve presso il Minerva Surgical Service a Catanzaro in via Lucrezia della Valle 19. Info 338 60 53 556. Dal 1980 lo studio radiologico di Siderno lavora nella diagnostica per immagini con un'offerta di servizi e prestazioni erogabili anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Da noi è possibile effettuare risonanza magnetica a 3 Tesla per lo studio dell'encefalo e del midollo, risonanza magnetica aperta ad alto campo, risonanza in ortostatismo, TAC alta risoluzione e mammografia con ricostruzione tridimensionale. Siamo dotati di un ecografo detto Supersonic che individua tumori di piccole dimensioni, punti di forza, tempi d'attesa bassi e possibilità di sedazioni anestesiologiche anche per bambini. www.studiorad.it. Info 0964 38 21 11. Scegliere una residenza per anziani e disabili a cui affidare un proprio caro non è facile. Bisogna valutare bene la qualità dell'assistenza e dell'ospitalità. Per questo noi ci siamo affidati a Villa Santa Spina, residenza che sorge nella splendida Petilia Policastro, nuova e all'avanguardia, dove ogni ambiente è progettato per dare un senso di sicurezza e comfort. Dispone di 80 posti letto, sala relax, palestra, mensa, un'area incontro e di tutti i servizi essenziali per la tutela della salute, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il luogo ideale per il benessere dei tuoi cari, dove uno staff altamente qualificato ogni giorno si impegna per migliorare la qualità della vita degli ospiti, con percorsi personalizzati di attività sociali, ricreative e riabilitative per una vita attiva e stimolante. L'obiettivo è creare una vera e propria comunità, un luogo in cui sentirsi a casa, perché dove c'è amore, quella è casa. Villa Santa Spina, via Nazionale 44, Petilia Policastro, Crotone. Info 0962 19 23 902 www.villasantaspina.it.